Cosa è successo la volta scorsa? La volta scorsa i nostri eroi si sono trovati subito dinanzi a un gruppo di troll, capeggiato da un troll grigio molto molto grande, che era anche il troll che aveva ucciso la famiglia di Harvard. Dopo averlo riconosciuto, c'è stato un combattimento che ha visto fortunatamente vincitori i nostri avventurieri, ma grazie alla pietra lanciata da Harvard è stato, diciamo, il troll è stato sconfitto, e poi alle frecce di Sverrir che l'hanno finito. Però la magia ha avuto un prezzo che gli è costato una frana che è caduta su Harvard ed Else, gli unici due che non sono riusciti a sfuggire ai sassi che sono venuti giù, e gli è costato le gambe. Fortunatamente, grazie agli strati, grazie alle cure dei compagni, si sono riusciti a riprendere bene o male, anche se ancora non completamente, e sono riusciti a continuare il viaggio. Dopo giorni passati nelle foreste fredde di Trutvang, tra la fitta vegetazione, l'umidità costante, il senso di pericolo che comunque vi accompagna sempre in mezzo alla foresta, un litigio è avvenuto tra Sverrir e il resto del gruppo, dato appunto da un sacrificio che Else ha fatto. Infatti ha sacrificato una sua parte del corpo, un dito, per benedire, per avere il volere degli dèi in questa spedizione. Gli dèi vogliono che i rituali vogliono che il sangue venga bevuto da tutti quelli che vogliono essere benedetti dagli dèi. Sverrir, non essendo religioso, non ha voluto farlo, e questo è stato il motivo di separazione. Da lì comunque il viaggio è continuato, e Sverrir li ha comunque seguiti, senza più però aprirgli la strada, ma seguendoli nell'ombra. Da lì hanno iniziato a vedere delle impronte molto grosse, di qualcosa che strisciava, di qualcosa, di una creatura enorme, che erano dirette verso una roccia. Con un intercessione data da Windinna, Else cerca di attirare all'esterno quello che hanno chiaramente dedotto fosse quella creatura che hanno sentito parlare da quando praticamente sono partiti, e hanno appunto sono riusciti ad attirare fuori il drago attraverso l'intercessione che ha creato delle gemme. Soltanto che da lì a quando il drago è uscito, la situazione è cambiata in una maniera un po' diversa da come si era pensata. Infatti, quando per rimanere nascosti dal drago non potevano avere luci, e quindi a sua volta l'attacco sarebbe stato forse a vantaggio del drago. Da lì il drago si è ritirato dopo aver visto la Harvard che accendeva una torcia, ed ora i nostri eroi sono davanti alla grotta a decidere cosa fare. E sta a voi. Ora
che facciamo? Entriamo. Essendo un animale senziente, un essere senziente, forse dovremmo provare a capire qualcosa di lui prima. Starà sicuramente tendendo una trappola. Non sembrava fosse scappato per paura. Però ci ha chiesto se eravamo amici. Io, detto questo, mi avvicino verso l'entrata della grotta centrale, stando laterale. Voi vedete la figura del guerriero che mi segue appresso. Già viene il guerriero. E arrivando vicino alla grotta faccio urlo, cioè cerco abbastanza alta voce. Chi sei? Sei posizionata davanti alla grotta o ti sei messa un po' più di lato? Lateralmente. Ok. Senti l'eco che rimbomba nella grotta con quello che hai detto. E nessuna risposta viene. Viene soltanto come un grosso respiro profondo. Io sono Aslok, Hedjan Dottir. Siamo venuti da Alaborg. Chi sei? Senti, dopo qualche secondo, una voce molto profonda che viene dalla grotta, che la grotta stessa tiene ancora più bassa, perché è un eco profondo, viene dall'interno, dal profondo della grotta, che ti dice: siete venuti a cercarmi? Sì, siamo qui per questo. E perché? Cerchiamo una cosa che pensiamo abbia. E intanto guardo i miei compagni sperando che non siano rimasti davanti, che non siano davanti alla grotta, perché potrebbe sempre sbucare. Io mi sono messa accanto a te, cioè anche subito quando sei arrivata, ti sei diretta lì, ti ho seguita. Dopo, io sto un po' indietro, sto di fianco. Dopo questa affermazione, senti la grotta tremare come se qualcosa al suo interno stesse uscendo. Te, Aslok, stai ancora guardando all'interno della grotta? Se sento il rumore, faccio un passo indietro. Ma cerco, guardi comunque sempre verso la grotta. Sì. Ok. Senti, vedi soprattutto degli occhi gialli che ti fissano, degli occhi molto grossi all'interno di un buio dove la luce della torcia di Arvald non riesce a illuminare. So cosa cercate. E dico il nome del villaggio, se lo so. Va bene, sì. Vedi che a questo punto il drago esce per un pezzo, questa enorme creatura che svetta soltanto con praticamente la parte che riuscite a vedere. Non sapete quanto è ancora grande al suo interno, ma soltanto con quella cosa che è uscito è due volte e mezzo voi. È una cosa enorme.
Io lo vedo da sopra l'albero. Assolutamente sì. Te lo vedi perché Arvald, te c'hai la torcia accesa. Sì, certo. Però mi dovete fare un tiro paura. Anche io sono sull'albero. Direi di sì. Direi di sì. Perché è la visione della bestia, non è il combattimento in sé. Grazie. Allora, il tiro paura mi dovete tirare. Anzi, vabbè, faccio io, vai. Non vi preoccupate, faccio io. Ah, fai te? Faccio io. Allora, per Sverrir. Sverrir, ti prendi 25 danni paura. Fuck! O meno 2. 23. Ti sei proprio cagato in mano, Anche te con il 28. 28? Quindi 27, cioè se c'ho meno 1. Ilse. Te ti pigli 2 danni. 2 danni o paura? C'ho meno 3 adesso. 2 danni, 2 paure. E Aslak 14. Chiaramente levate. Ah, scusami, Arvald. Ti ho saltato. Zero. Anche te 2. Ah, grande. Grande. Oh yeah. Ok, il modificatore negativo della paura si applica a tutto. Sì. Ok. Quindi. Tutti nel panico, io. Arvald. Esatto. Arvald e Ilse, voi siete rimasti comunque fermi, immobili, come la pietra a vedere di questo enorme creatura che voi non avete sicuramente mai visto. Gli altri? Io indietreggio quasi inciampando sulle mie piedi e mi metto dietro al mio buon piede. Come se lui dovesse proteggermi. Io sono sopra l'albero, avevo la freccia quasi incoccata, cioè ce l'avevo lì sull'arco. Praticamente nel vedere uscire tutta la creatura mi prendo paura perché all'inizio non l'avevo vista perché era buio, non avevo ancora acceso la torcia. Esatto. Praticamente fa quasi un passo all'indietro e manca poco, casco dall'albero. Però sono lì con due occhi sgranati e faccio. Meno male non si qui. Io indietreggio tipo terrorizzata. Se c'è un pezzettino di legno o un sassolino contro cui urto, se faccio un salto dalla paura. Ok. Inoltre il drago a questo punto vi parla. A sfidare qualcosa che era più grande di me e ora ecco qua cosa sono diventato. Un tempo il mio nome era Algar. Algard, volgo direttamente a lui. Algard, tu puoi ancora andare nel Valhalla, puoi ancora evitare la fine degli infedeli e di quelli che hanno commesso solamente mal nella vita. Io posso intercedere per te. Vedi che Ilse, te dove sei? Sei davanti accanto insieme a Aslaug. Accanto a cosa? Sì, accanto al Berirone. Vedi che il drago si avvicina a te
senti l'odore, un odore fortissimo, nauseabondo, ok? E ti sbuffa con il naso, che è praticamente grande quanto la tua faccia, un soffio caldissimo, e fa: non, io non intendo andare nel Valhalla, ormai quella non è più la mia strada. Se voi non arretrate subito, sperate solo che gli dèi vi faranno arrivare nel Valhalla, perché quella sarà la vostra fine. Sei ancora in tempo a essere un eroe, ci devi solo consegnare il quello che siamo venuti a, cioè, a prendere. Esatto, ma se te ne liberi non torni normale? Vi guarda, fa: no, non è per quello che sono diventato così. Ma se volete, venite a prendermi. E vedi che sta iniziando a arretrare nella grotta. Quindi ditemi cosa volete fare. Piango. Berlin, ti vedo la manina alzata. Sì, come a scuola. Io volevo. Poi era paralizzato. Volevo lanciare le frecce. Ok. Oh, allargato. Esatto. Ok. Sì, perché mentre volevo lanciare una freccia, mentre è piegato abbastanza in avanti, cercando di colpirgli un occhio. Che vedo. Ok, bene. Allora, puoi farmi un tiro, però fai conto che ci sarà un malus perché vuoi prendere una specifica parte, ok? Inoltre, hai anche... meno 3 per la paura. Per la paura. Meglio. Con la freccina lì tremante. No. Ok. Sarebbe stato un buonissimo tiro, dimmi. Ma non è un tiro. Dai, il problema è che voi chiaramente non sentite scoccare la freccia, ma però la vedete passare. Else, soprattutto tu, che quando ancora il drago era vicino alla tua testa, vedi una freccia passare e il drago a quel punto ruggisce verso di voi, tirandoti anche la bava praticamente addosso, ok? E torna indietro di scatto. Alimentare. Io faccio, vedi, è scappato, ha cura di noi più di quanto non abbiamo di lui. E sono lì tremati. Quanto mi sembra grosso il drago rispetto al buco qui, È poco più stretto. Cioè, tipo una caverna comunque così, e il drago è tipo così. Cioè, di lato non c'è molto. Ci passa bene, ma non è poi... cioè, non è enorme. Ok. Tipo il buco di una morena. Sì, esatto. Esatto. Mi sa che l'unico modo è affrontarlo là dentro. Ma lui sta andando via? Lui è già andato via? Sta tornando indietro. È già praticamente completamente interno. A meno che tu non voglia fare qualcosa. E cos'è che cerchi, gli urlo dietro? Che
spenta l'oratoria. Senti che praticamente quando la testa è completamente nel buio e vedi soltanto questi occhi gialli che ti fissano, senti soltanto cibo. Dobbiamo preparargli una ratatouille. Esatto, così l'assaggerà e ti metterà a buono. Sarebbe bellissimo. Epico. E gli sblocchi i ricordi di quando era bambino. Oh no! Quando era un piccolo draghetto. Era un essere umano. Quando era un essere umano. E la mancava la testa. Quindi speravo di scoprire di più. Asu, se tu vuoi andare all'attacco, io ti seguo. Io sono ancora abbastanza scossa della vista del drago, cioè non ho ancora parlato praticamente. Sì, lo dico tremando, che comunque anche io ho il mio 27 a paura, 27 anni di fronte, però insomma. Tra parentesi potete farvi un tiro di 10 per riprendere la paura, uno solo. Anch'io? Sì, tutti. 10. Io ho fatto 9. Io 6. E io tiro tante luci a 0. Tutti hai visto il drago? Ok, sì, tutto normale. Sì. Ho visto di peggio. Ho visto di peggio, sì. A me è già sceso almeno uno. Va bene. Grazie. Ciao Ele. È Lele? Sì. Ciao Ele. Ele. Ciao Ele. Io mi prima di entrare. Ciao Ele. Vorrei provare a fare un'invocazione. Ok. Chiama onda di verità. Ok. Allora, lo scopo di questo, e qui ti chiedo un attimo se potrebbe avere senso. Sì. Sarebbe, visto che è buio, no? Dentro. E visto che onda di verità agisce sull'udito, ok? E mi permette di leggere il cuore e la mente di un soggetto? Ok? Vorrei aiutarmi in questo modo a percepire il drago. Cioè la direzione. Ok. Cioè è come se fossi a quel punto veramente cieco e con l'udito avessi tipo wow, sentissi tutto, tipo radar. Il pipistrello. Ok, col... okay. Potrebbe avere un senso, nel senso io l'avevo lanciata nella mia vita, qui in gioco non l'ho mai fatto. Certo. Allora, potrebbe avere un senso. Potrebbe avere un senso, però fino a un certo punto, perché in realtà, cioè, tu sapresti dov'è il drago solo poi quando effettivamente lo... cioè, ad esempio, ti faccio un esempio migliore. Se per caso la grotta si disperdesse in vari cunicoli, tu non hai idea di dove sia. No, devo sentire. Esatto, soltanto quando lo sentirai a quel punto lo percepirai meglio. Ah no, certo, l'idea è quella. Però l'idea sì, è che sì. Dentro è buio e... almeno lo sento. Ma direi di sì. Almeno tengo la torcia e sento i rumori. Sono il radar, cioè a destra, a sinistra. Ok, fammi vedere. Ciao Khaled. Ciao Khaled. Ciao Khaled. Ore due. Allora, fammi vedere una cosa se trovo. Intanto voi che dovrete fare? Intanto che io reggo, guardo un attimo questa cosa. Ok, io.
se andrà bene salveremo il villaggio, altrimenti dritti nel Valhalla. Il nostro destino è quello il nostro destino è quello di trovare quella gemma. Ok, comunque dura, fai conto che dura un minuto, vorrei un po' potenziarla. Ok, almeno due. Ok, comunque allora ti dico sì, lo puoi fare. Chiaramente a sua volta la situazione è che ti toccherebbe parlare con il drago in maniera tale che lui ti risponda per poi percepirlo. Un po' come l'intercettazione. Perché se, esatto, perché se lui è fermo, cioè, più stai il telefono montello. Cioè se lui è fermo e zitto, cioè, perché comunque funziona con l'udito, capito? Ok, quindi Aslaug, te che vuoi fare? Ok, io sono molto scossa dall'aver visto il drago, ma stavo annuendo. Quando poi c'è Arvald che dice dobbiamo salvare il villaggio, tipo quasi in maniera impercettibile sgrano un po' gli occhi e sto zitta. Cioè io non sto parlando più adesso. Muta dalla paura. Gli dèi sono con noi. Ricordatevi, abbiamo bevuto il sangue benedetto. A me questa cosa mi rincuora molto, devo dire che sono incuorata. E io faccio un bel respiro profondo, batto sulla spalla di Aslaug. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Hai combattuto tante battaglie e sei sopravvissuta, ce la possiamo fare. Lo dico anche per rincuorare me stessa, ce l'ho ripetuto tante volte, certo. Anche per me stessa, però non ce la possiamo fare, ce la faremo, perché gli dèi sono con noi. Giusto, giusto. E io a bassa voce, però penso che Gunnar mi possa anche sentire, però faccio, non è l'unica cosa che mi preoccupa. Andiamo. Ok, mi rompo il capo al mondo, mi aspettavo. Io mentre li vedo andare, se li vedo andare, tipo scuoto un attimo il capo, tipo dicendo qui non andrà bene. Come okay, io scommetto che muoiono tutti. Anche scommetti che sopravvive qualcuno. Ok, vabbè. E iniziamo a scendere dall'albero se vediamo che loro si avviano dentro. Sì, loro si avviano dentro. Però la cosa è quella che ti voglio chiedere è, Arvald, sei tu che guidi il gruppo con la torcia? No, sei esso. No, cioè sì. Scherzo. Arvald, dalla a me. Ok. Else vuole morire, invece. Beh, a Else non servono le mani. È vero. Ok. È troppo messa a sole. Ah no. Else è davanti a guidare il gruppo. Come no? Per guidare il gruppo. Io sto dietro e faccio il sciavale. Ok. Così. Ok. Metti la doccia in faccia a Aslaug. Com'è il gruppo? Fate conto che potete entrare a 2-2. Ok, io mi cavo un po' in mano, però sto davanti. Comunque so qual è il mio ruolo e quindi sto davanti. Okay. Anch'io se non ci voleva stare per illuminarci la strada, sto un po' davanti. Perfetto. Ma vai! Vai, vai. E se sono dietro. Te Sverri, quanto aspetti prima di entrare mentre loro sono? Vedi che loro scompaiono nel buio della grotta e vedi soltanto una luce che si allontana. Ok, io in realtà questa cosa di scendere l'ho fatta un pochino prima quando ho visto entrare dentro il drago. E ti direi che mentre loro stanno per entrare dentro, io praticamente mi appropinquo. Quando arrivo davanti all'entrata, tiro fuori dalla mia sacca due grosse trappole, le apro davanti all'entrata, ci butto sopra dei rami e poi seguo a distanza la luce che oramai sarà in fondo. Esatto, perfetto. Così tante volte riuscisse a scappare, sì, e non si riesce. Voi correte all'indietro. Esatto. Ci becchiamo la
trappola. Però c'è un percorso. Questo sarà uno strumento oculo che ci servirà più avanti. Per scappa via impaurito, senza onore. Esatto. Si becca le trappole. Peccato massa che non lo puoi chiamare. È vero. La grotta. Non si sente. Sta parlando. Si sente massa. No, non sta parlando. Okay. La grotta è profonda. È buia. La luce della torcia che avete in mano batte su quelle che sono le pareti. E vi dà un senso comunque claustrofobico. La l'umidità al suo interno è fortissima. Vedete anche alcune gocce cadono e si infrangono sulla torcia che fa il suono classico. Esatto. Vi state scendendo. È una grotta che scende e continua a scendere in oscurità. Fino a che arrivate a una grossa apertura dove la luce a quel punto si come se si espandesse ma si perde nell'oscurità. Vedete che ci sono delle piccole fiammelle accese su un grosso palo di legno ormai marcito, dove al vedete che è arrotolato, avvinghiato a questo palo, c'è questa enorme figura. Questa figura, appunto, che avete visto soltanto in parte, ma che ora vi rendete conto che è 5 volte voi. È enorme. E vi metto anche su Twitch la foto. Wow. Ecco. Le candele che illuminano. Le candele che illuminano riflettono su quella che è un'armatura spaccata. Else, mi fai un tiro su per vedere che è, ti posso dire qual è sotterfugio. Vai, tanto fa uno, quindi devi fa uno? Cioè sotterfugio devo fa uno. Sì. Trovare e avvistare dovresti fare. Vai tranquillo, ho fatto 16. Bene. Niente, wow. Come l'ho detto. Non vedi, vedi comunque questa armatura spaccata, di una ottima fattura, o almeno lo era. E il drago a questo punto parla. Fa: bene, allora quello che avete scelto è la morte. Un po' eccessivo. Tutti, anche Sverri, che chiaramente voi vi state fermati a quanta più o meno, appena vedete l'enorme figura, immagino voi vi siete fermati, non vi siete fermati. Sì. Quindi Sverri, tu alla fine raggiungi il gruppo. Sì, però se posso mi nascondo nell'oscurità. Assolutamente. C'è dato naturalmente anche al drago. Mi metto, cioè, se vedo loro sotto in fondo davanti al drago e vedo sta cosa, certo. Mi metto tipo sulla destra lateralmente. Okay. Quindi comunque in maniera tale che la luce della torcia, che è la luce più forte, non ti illumina. Esatto. Perfetto. A questo punto cosa volete fare? Ma io la vedo questa cosa dell'armatura. Tu sì, la vedi. Perché ci sono praticamente intorno a questo enorme tronco, ci sono queste luci che sembrano fluttuare, perché sono così tanto flebili
che non illuminano quella cosa, qualcosa che tiene, la tiene, che tiene accesa questa luce. Però potrebbero essere candele. Ma la domanda prossima, sì. I punti arcana quando si recuperavano? Quando dormi. Dormendo. Ok. E noi non abbiamo dormito dallo scontro col troll, o sì? Sì. Non lo segniamo i punti arcani. Dopo lo scontro con i troll. Sì. Beh, te sei pure svenoso, quindi in realtà più che dormire. Ok, beh. Tutti voi, un secondo, tutti voi vedete che accanto a quella che è l'armatura, buttata nel fango, quasi completamente coperto, c'è quello che cercate. Infatti una flebile luce bianca che si divide in tutti i colori dell'arcobaleno si filtra attraverso il fango e vi fa vedere quello che è la pietra al centro del medaglione. Potremmo provare a prendere e scappare. Fate conto che è accanto al drago, eh. Non credo che sia una buona idea. Non avete tempo. Io conto 10 secondi, poi il drago attacca. Attacchiamo. Per starmi. Ok. Perfetto. Tiratemi iniziativa. Oh, mannaggia, stavolta. Quanto si ritirava, Fossi? Cosa, scusami? Per la paura, dopo quanto si ritirava? Dopo un'ora. Un'ora. In questo caso ancora non è passato. Ok. Ora hanno... ce la devono mettere tutta. Sì, ora per forza. Mamma mia. Io parlo una carta molto. Sven, te dimmi se vuoi partecipare allo scontro o ancora ti vuoi tenere nascosto. Tanto sono ultimo dell'iniziativa perché ho fatto bassissimo. Comunque al momento non mi metto nello scontro. Se loro... Sì, anche io ho visto la gemma, aspetto l'esito dello scontro e lo spostamento del drago per arrivare all'obiettivo. Ok, va bene. Giustamente. Va bene. Completa la missione per voi. Ditemi quando esatto. Ci siete tutti che si parte, Io ci sono. Ok, sì. Allora, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Io 15. Vai. Aslan. Ok, quanto è lontano il drago? Il drago è a 3-4 metri da te. Ok, io uso 12 punti di battaglia, corno, seguita dal mio guerriero, perché comunque mi sta sempre appresso. Certo. Corno verso il drago e com'è posto su questo tronco? È arrotolato sul tronco. Arrivo a una zampa. Assolutamente sì. Fai conto che la zampa è alla cima di questo enorme tronco che dove lui si arregge e guarda. Ok. Potresti arrivare sulla parte del corpo per tagliarlo. Ok, attento. Sì, sì. E allora cerco di corro con la spada tenuta di lato, pronta per fare il filo al ventre del serpentone. Ok, vai. Che carino che ci dà la pancia. Devo riaggrattarlo. 12 preciso. Nice. Vai. Fagli un botto di danni
Un altro. Un altro. No. 22. Ok. Il te fendi la pancia, la coda, per, diciamo, la parte centrale del drago. Vedi che il drago, a quel punto la lama si tinge di nero. La parte tagliata inizia a colare questo liquido nero che praticamente ti bagna, e vedi che il drago inizia a ruggire di dolore, tanto che si retrae un attimo anche la parte della coda. Vedi che riporta un po' indietro quella che è la parte tagliata. Vuoi fare altro? Dopo questo attacco mi metto in posizione con la spada alta e davanti, in modo tale da proteggermi da un attacco da sopra del drago. Ok. Qui 14, 13, 12, 11. Di nuovo te. Il guerriero. Ok, vai. Ok, il guerriero. Quanto il drago si è spostato tanto da me? No, ha soltanto ritratto questa parte, ma ha messo in disposizione, cioè alla fine non si è spostato di tanto, soltanto un attimo ritratto i muscoli per prendere la parte che è stata tagliata. Ok, il guerriero scatta in avanti, tenendo lo scudo davanti a sé, e la lascia. Ok. E cerca di inserire dove l'ho colpito anch'io, quindi sempre sul vento se ci arriva. Ok, sì, certo, ci arriva. Punti battaglia. Ok. Perfetto. Vai. Fatto 5. Però, top. Ma tu la sono la cate. Ah, sì, fai. No, sono 9. Ok. Sono 9. Questa volta il tuo combattente, che appunto carica con lo scudo in avanti e lascia, colpisce però molto quindi striscio, riapre soltanto una ferita molto superficiale che comunque fa uscire del sangue, però non passa troppo in profondità come il tuo colpo. E con una reazione però basta. Ok. A 5 punti di battaglia. Ok. Prova a inserire un altro. Vai. Niente. Ok. Questa volta manca direttamente il bersaglio. Probabilmente privato. Con l'energia l'aveva messa tutto sul primo colpo. 10. 9. Io. Vai, Gunnir. Io faccio praticamente quello che ha fatto il guerriero, quindi lo carico con l'ascia sollevata e lo scudo davanti a me, e mi vado a posizionare vicino a loro e a colpire di nuovo sempre della bestia. Okay. E uso 10 punti di battaglia. Ok, fai conto che ne usi 8 per muoverti. 8 per muovermi, ok. E poi c'ho anche il meno 6, quindi sì, allora ne faccio, ne uso di più. 13 più 8 per muovermi, ok. Ah, aspetta, metro lo fai grazie. Ok. Ok, quindi allora 6, scusami. 6, perché hai movimento e combattimento. Grazie, e allora. Grazie. Ciao, Franz.
della Fra. È la Fra, sì. Ah, ciao. Sono tutte le mie amiche. Brava, la Fra. Adesso questo è per voi, amiche. Allora. Non lo dire. Che va male. Ok. Quindi uso complessivamente con anche il movimento. Non sono brava in matematica. 19 danni, 19 punti di battaglia. Quindi faccio. No, di più. No, sono 16. 6? 13 punti battaglia. Esatto, 13 punti battaglia. Esatto. 4. Preso. Quindi preso e vediamo questi danni. Allora. 7 più 4. 11. Ok. Corri verso di lui. Lo vuoi attaccare in maniera orizzontale o verticale? Tagliandolo per lato. Tagliandolo così. Ok. Corri verso di lui, anche tu, anche te, con lo scudo alzato per difenderti da comunque un colpo che potrebbe arrivare improvvisamente. E cali la tua ascia su quello che è stato anche il punto che ha colpito il guerriero di Aslaug, tagliando, facendo quindi, formando una specie di croce su quello che è il corpo del drago. E anche tu vieni inondata comunque, vieni toccata da questo liquido nero e la tua ascia si tinge completamente di nero. Vedi che questa volta il drago ha subito di più il colpo. Vedi che anche questa volta urla e ruggisce di dolore e ritrae. Okay. E poi sei pronta a difenderti. Esatto. 11 hai fatto, vero? Sì. Ok. Eccolo qua, la matematica. Vai. Ok, era arrivato a 9, 8. Io. Vai, Arvald. Beh, io diciamo avevo già in mano uno dei miei sassolini. Ok. E beh. Sei sicuro di farlo? No, esatto, esatto, siamo guardi, alla merda, eh. Guardi. E siamo in una caverna. Però dico la metà in 2 su 2. Mi lancio il sassolino e provo a castare la spella. Ok. Quanto è distante? È più distante di 5 metri? È a 4 metri. Ok. Fai conto a te a 5 perché eri dietro di Gunnir the Hunter. Quindi eri un passo indietro. Era per la città della spella. Sì, ci arriva. Comunque voglio mirare la sua faccia. Ok, anche perché infatti ti stavo dicendo, c'hai i tuoi compagni davanti. Quindi avresti anche. Ok, quindi miri alla faccia, va bene. Esatto. Vediamo. Sì, ce la faccio. Che dovrei fare 13 o 14. Perfetto. Ok. Quindi il mio sassolino, dopo i miei gesti magici, ok, si ingrandisce e diventa un grosso tumulo. Ok, avevi ingrandito anche, avevi potenziato anche il tumulo facendo più danni? No, sì. Ok. No, quindi, non sono stato così. No, è stato bene, era solo per chiederti. 9 danni. Ok, vedi che voi chiaramente vedete passare sopra le vostre teste quello che è un sassolino che, arrivato al contatto, quasi contatto con quello che è la testa del drago, diventa un enorme tumulo che si spacca su quello che è la testa del drago e vedi che il drago casca all'indietro. Con la testa, vedi che lascia quello che è il tronco su cui si stava appoggiando, casca all'indietro, ruggendo,
però il fatto è che il sasso batte sulla grotta, che inizia a tremare. Arvald, inoltre, vedi che una parte di pietra dietro di te si sgretola, quella che è l'entrata. Ancora regge, però basta, chissà per quanto. Se no qui non si riesce vivi, cioè non si riesce vivi comunque, se no non si esce, punto, basta. Esatto. Ok, quindi 7, 6, 5, 4, 3, e zero. Io mi metto davanti a Arvald con lo scudo, pronto a difenderlo. Ok. No, grazie. Perfetto. 2, 1, 0, Sverir. Io, no, io non partecipi proprio. Ok. Ho proprio quindi dato in fondo all'iniziativa. Dimmi se però posso fare qualcosa ora che è finita. Vedo questa cosa. Vedi questa cosa? Vuoi fare qualcosa? Ok. Se posso, prendo, mi spargo della melma che c'è per terra sul dorso della schiena, sulla mia pelliccia, e 4-4, mimetizzandomi con il terreno, vado a cercare di scatto leggermente per andare a prendere la pietra. Ok. Giusto. Perfetto. Tu ti avvicini. Raggiungi la pietra, la prendi in mano, vedi che il fango depositato sopra cola come se fosse quasi repulso da questa pietra, e vedi la bellezza di questa pietra, soltanto che vuoi muoverti ancora. Fai conto che hai fatto, hai usato 8 punti battaglia, quante ne hai ancora? 8, quindi ne ho 7. Vuoi muoverti ancora? E metto via la pietra, ok, la rinfodero. Ok, però ok, allora provi a rinfoderare con la protezione, dovrebbe comunque. Faccio montare finito questo turno. Se okay, volevi scappare con la pietra in mano, ok, se no. Sì, io volevo andare via, cioè volevo ritornare indietro. Tanto essendomi mimetizzato con l'ambiente, volevo proprio fare arrivare, prendere e tornare proprio via. Sì, 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 sì. Quello che intendevo è: se scappi con la pietra in mano, ti lascio fare la possibilità di fare un altro movimento. Il rinfoderare un qualcosa all'interno scappo. Del no, perfetto, no. Ok. Quindi scappi con la pietra in mano. Anche perfetto, cioè, perfetto. Sempre mimetizzato. Chiaramente la pietra, come ho detto, illumina. Quindi tutti voi ci accorgiamo. Vedete questa cosa? Il mostro della melma. E soprattutto ora sta il drago che, ripreso dalla botta. Quanto li avevi fatto? Scusami, Zazzo, non ho segnato. 9. Ok. Ripreso dalla botta, vedi che si fionda verso di te, Sverdi. Ma mi vedi? Fai conto, c'hai la luce. Si fonda verso. Non l'ho rinfoderata. No, ho detto. O la rinfoderi o. Hai detto, o no. Se scappi la puoi rinfoderare. No, se detto, no, se no, fermi. No. Ho detto, se la vuoi rinfoderare, non scappi, se no la scappo con la pietra. Devo rinfoderare, se la posso rinfoderare. Okay, allora, se fosse parte della stessa azione, no. Sì, no, io voglio essere mimetizzato. Perfetto, ok, allora, come non detto, ripartiamo questa cosa. Non ti preoccupare. Ripartiamo da questa cosa. Chiaramente, voi vedete questa luce che si spenge e scompare. A questo punto, il drago, ripreso dalla botta, va contro quelli che li hanno ferito, in primis Aslan. Vedi che il drago con le zampe prende, si avvicina verso di te e tenta di morderti. E
E ti prendi. Metti dei falsanti dadi, eh. E ti prendi. E, il mio guerriero si cerca di buttarsi davanti vedendo l'intento del drago. Ok. Il guerriero kamikaze. Quanto hai fatto? Due, avevo cinque. Perché avevo usato tutto. Ok. Nice. Perfetto. Il guerriero fantasma, che praticamente è un fantasma, si butta accanto a te con lo scudo alzato e para quello che è il morso della bestia. Ok. Vedi che il morso è fortissimo. Gli fa 19 danni. E l'ha parato. Prende solo 9 danni. Per poi riaffondare di nuovo i denti sull'armatura. Si è sbagliato l'arma. Ok. Giù è. Questo è brutto. Ok. Sono 30 danni. Su chi? Aspetta. Sul cavaliere. Sempre sul cavaliere. Ormai è in bocca a lui. Guerriero, sì. Sì, sul guerriero, insomma. Cavaliere. Quelli di prima mi avevano fatto. Gli aveva preso lo scudo, giusto? Se si è difeso. Sì. Danni, mi era venuto. Cioè, si era buttato come lo spartisco il danno. Direi che le prende. Allora, prende una parte di danno. Il secondo. Il primo, dico. Il primo li para lo scudo. Ok, quindi essendo superiore alla VR, alla VP dello scudo, diminuisce. Okay? Esatto, sì. Ok, il secondo lo piglia 30. 30 danni. A 5 di vita adesso. Ed è grosso. Sì. Ok. Vai. A questo punto sta di nuovo a voi. Ok, voi vedete comunque che il guerriero si è beccato il morso, ma non sembra di sentirne quel tanto. Comunque. Cioè non rimane spostato dal morso. Lo incassa e basta. Dobbiamo ritirare l'iniziativa? Sì. Vediamo se questa volta fa un buon tiro di iniziativa. Oh, no, ha bisogno di ritirare l'iniziativa. Sì. Quando c'è da tirare alto si tira basso. Bravo, vedi, infatti il problema è quello. Io ho fatto 0. Ok. Quindi partiamo da 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Aspetta. 13 sono. Vai. Cioè il 13. Vino. Vai. Ok, il guerriero c'ha il muso davanti, cerca di tirargli una sciata dritta tra gli occhi. Vai! In viso! Ok,
lo prende. Ok. Comunque in tutto questo grido: ragazzi, la caverna sta crollando, cercate di arrivare. Non per colpa mia. Ok, mi fa 15 danni. Ok. Ho fatto 10 e 1. Ok. Anche l'ingresso sta crollando. No, no, in due attacchi? 12. No, no, 12 danni. Un attacco. In un attacco solo, ok. 12, no. Ok. Guardato il ok sbagliato. Vedi che la che Cala lascia con rabbia sulla faccia del drago, lo sfregia, e vedi che il drago alza il suo collo e grida di dolore. A questo punto okay. Vai, aspetta, coglie l'occasione per provare a, visto che il drago si è un po' alzato, voglio l'occasione per provare a passargli l'ascia da sotto il collo, che è abbastanza in alto. Passargli in che senso? Prova a sgozzarlo. Ah, ok, prova a sgozzarlo. E te prova a sgozzarlo. Dai, magari Twitch ci banna. Ma che ci banna? Se ci banna per questo, no. Niente. Vedi che tenta di colpirlo, ma il drago si arretra più del previsto e lo manca. A questo punto 12, 11, 10, 9, 10, Verri. Tu io sei nell'ombra. Continuo l'azione di mimetizzarmi nel fango e piano piano uscire. Uso tutto okay. Il mio momento. Mi fai però un tiro per vedere? Mi fai un tiro su trovare, avvistare? Quindi su terfugio. Ok. Posso usare anche furtività, vero? Come disciplina. Sì. Uno, sì. Ok. Quello che vedi è che nell'armatura accanto a cui hai raccolto il medaglione, a parte il fatto che l'armatura sia aperta come se qualcosa fosse uscito, hai presente Alien? Ok. Sì, ok. Vedi sulla parte del cuore, che ormai è praticamente quasi completamente piegata, uno stemma che anche tu hai sulla borraccia. Mi trigger un attimo questa cosa e ricordami un attimo quello che ci avevano detto al villaggio l'altra volta, che il cuore era stato corrotto, giusto? Questo mi direbbe qualcosa se Sverri non fosse abbastanza ancora impaurita da prima, però in questo momento la caverna sta collando, guarda questa cosa e continua a levarsela fuori. Perfetto. Mimetizzato. Ok, ti muovi verso quello che è l'entrata della grotta. Vuoi fermarti o vuoi continuare? Quanto ho sempre usato 8? Hai sempre usato 8 per tornare alla posizione di prima. A questo punto puoi usare anche quelli che ti rimangono per muoverti ancora. Sì, mi muoverei ancora cercando di uscire. Perfetto. Passi e inizi a percorrere quello che è il tunnel che ti sta portando fuori. Quindi, sei arrivati a 10? Sì. Quindi 9, 8, 7. Beh, sta il drago. A questo punto il drago con un morso cerca di uccidere quello che è il guerriero. E lo prende.
abbastanza. Non gli mancava tanto per un po' di... Diciamo, la sua utilità 20, è rimasta. 25 danni. Vabbè, gliene bastavano 5. Ok. Quindi, diciamo, è esploso. Vedi che, esatto, vedi che il drago affonda gli artigli, i denti su quello che è il... quello che è il guerriero, finché non chiude completamente la morsa e un bagliore si espande per tutto, per tutta la grotta, e il guerriero scompare. A questo punto il drago però punta te. E ti prende. Oh no! Io mi paro. Ci credo. Tutto anche, imparare. E direi anche che uso un bel po' di punti. Ok. Direi 15. Ok. E infatti mi sono parata. Perfetto. Riesci a alzare all'ultimo lo scudo, il drago. No, la spada. Sì, la spada, scusami. Metti la spada. Frapponi la spada tra te e il morso e vedi che il drago affonda i denti su quello che è la spada e fermandosi lì. Oh, fermandosi Ok, a questo punto sta quanti danni aveva fatto? Ne aveva fatti 17. A questo punto si va a 6. Vai, ah, Elsa. Scusami, vai. Aslak, anche te 6? No, io nel mentre avevo pensato di cambiare l'azione vedendo morire il mostro. Il mio guerriero, volevo fare quindi una magia. Quindi era come se fosse il 9. Ok, però hai anche usato lo scudo, eh? La spada, hai anche usato la spada per pararti. Quindi non posso fare un incantesimo? Non è che non puoi usare l'incantesimo, però devi anche montare i modificatori della spada. Ah, è giusto. Okay. Allora sono fatto. Vai, Ilse. Allora, io in realtà sono incuriosito dal fatto di questa luce. Che è scomparsa. Eh sì. Esatto, no? Eh sì. E se guardate chiaramente verso la posizione dove avevate visto il medaglione non c'è. E da una parte si vede un grumo di fango che strisce. Che si muove. Io vorrei provare a osservare più attenzione la zona. Ok. Bravo, pensaci te. Pensaci solo quello. In effetti. Ok. Accanto, cioè noi ci siamo accorti che lui ci è passato accanto a Rigor. Allora, voi eravate comunque sulla porta, non immagino dietro, completamente, cioè non eravate sulla porta. Cioè sulla, no, scusa, cioè, non sulla porta, sulla, eravate un po' più interni. Però se volete, sì, mi potete fare un tiro di sempre però sotterfugio, trovare e avvistare. Quindi non so quanto per voi è... Fatto 20 naturali. Dai! Te Arvald no, ti stai cacando addosso perché chiaramente già da prima hai visto tremare la grotta e sei concentrato sul fatto: oh mio Dio, ora cosa faccio? Dai, 19. Elsie, anche te sei pronta lì a pararti con lo scudo. Eri attenta al drago, non hai visto passare nulla di quello. Però io chiaramente hai visto il fatto che questa luce è scomparsa. Ok, io non ho notato neanche la luce che scompariva, sono completamente assorbita. Te sei assorbita dal combattimento, se sei in mezzo, cioè se te ti distrai un secondo il drago ti attacca. Sì, è uguale, quindi esatto, alla fine siamo lì in bocca, anziché non è che esatto. Ci si mette a guardarci intorno. Esatto. Oh, la luce. Ho visto che alza la carità. Ok. No, Steffi. Quanto arretri? È diventato il tuo raduno, Halloween, sì.
Michael è sempre la star. Ma non mi quanti metri sono? 4 metri. Ok, quindi sei molto vicino a quello a Sverri. Ho la torcia. Hai la torcia? Ok, hai la torcia, perfetto. Allora vedi Sverri. Io sono mimetizzato con il terreno. Sì, però la luce. Sì, c'ha la torcia. Però c'hai la torcia accesa. È accanto a te. Perché... cioè, te sei tipo lì attaccato alla parete di un geco, no? Sì. Però chiaramente la situazione è quella, cioè. Però il problema è che Gunnird e Aslak, ora voi siete al buio. Perché Else se n'è andata con la luce. Else, vuoi fare ancora qualcosa? Tu che cazzo ci fai qui? Io non gli rispondo. Soprattutto se mi dice che cazzo ci fai qui. Ok, fai finta di essere un morto. Ah, io stavo già uscendo, cioè vedi che mi dirigo verso l'uscita. Sì, te vedi che è chiaramente indirizzato verso uscire. Già lo vedi. No, vabbè. Solo per sapere. Vabbè, la spadata sulla schiena, sulle reni no. Quindi sei finito il tuo turno? Eh? Hai finito il tuo turno? Lui non ti risponde a quello che ha detto. Te gli hai fatto che cazzo ci fai qua? Lui non ti ha risposto. Ah, posso continuare il dialogo? Non credo. No, potresti fare qualcosa, non lo so. Ma non puoi continuare anche il dialogo. Okay, perfetto, perfetto, perfetto. A questo punto si passa. E se eri arrivati te, se avevi fatto, scusami, non mi ricordo. Okay. Sei. Quindi 5, 4, 3, 4, Aslak, sì, non ti preoccupare. Sono io. Vai. Ok, io sono completamente al buio. Te sei al buio. Fai conto che, ripeto, c'erano queste luci, ok, che ormai però sono state spente perché il tumulo che ha lanciato Zazza ha fatto comunque spostare tutta l'arena di praticamente tutta la parte di della parte di dove era il drago e quindi il fango si è spento, quelle erano anche le poche luci. Siete al buio. Ok, completamente. Io chiudo gli occhi anche se voi non lo sapete. E sentite la mia voce ripompare. Oh potente Stormy, investimi con la potenza delle tue parole per comandare il tuo nemico. Faccio una pausa e dico: lasciaci prendere il medaglione e lasciaci andare via. Vai. Fare un tiro salvezza più intelligenza. Ok, quanto? A 6. Ok, ok, vai. Ok, ha passato? Il drago sente le mie parole e teoricamente dovrebbe fermarsi. Ok. Perfetto. Aslak, quindi hai fatto il tuo turno. 3. Io. Vai, Gunnar. Vedi che il drago è fermo. Vedo? Sì, vedi. Vabbè. È vero, hai ragione, scusa, ho detto una cazzata. Una cappellata. Poi non vedi niente. È buio, completamente. Hai sentito le parole di Aslak vicino a te, che hanno detto quello che hanno detto, ma non vedi niente. Io non vedo niente, quindi
rimango. Arretrate! Che dice, sta crollando tutto! Perché io ho mai sentito urlare. Sì, sì. Anche. Faccio qualche passo indietro. Chiaramente, chiaramente se ti giri, quindi dando le spalle al drago, ma ti giri verso quello che è il corridoio da dove siete venuti, la luce, una minima luce la vedi, quindi la puoi seguire. Ok. Non è ancora abbastanza... Posto di 4 metri, eh? Esatto, non è ancora abbastanza... Posto di 4 metri, cioè. No, no, infatti. Non è ancora completamente... È che loro non vedano niente perché sono completamente... dentro alla grotta, chiaramente. Però la luce ancora, se ti giri verso la parte per uscire, ancora una minima luce, una fioca luce la vedi. Ok. Allora sì, mi giro e cerco di guardare per terra se vedo mentre arretro, mentre vado verso la luce, cerco di guardare per terra se vedo il medaglione, ecco. Faccio qualche passo. Ok, chiaramente non lo vedi, però ti arretri fino ad arrivare alla bocca del tunnel che porta verso la superficie e chiaramente ora la luce ti arriva anche a te. Vuoi fare solo questo? Sì, prima di andare via ho detto a Aslok, andiamo. Ok. Ehi. Quindi. Dopo Gunnird sono a 1. Ciao Khaled, grazie comunque per averci seguito un po'. Ok, quindi Gunnird era 3, quindi 2, 1, Arvan. Yay. Io in realtà arretro e basta, diciamo che qui starà a passo con Irse. E dico, forse un piano per far fuori il drago senza rischiare noi, però dobbiamo uscire. Sì, mi vedi attaccata alla parete accanto a Gemma. No, io sono più avanti, cioè mi hai illuminato, però io sono più avanti. Sì, non sei più avanti di tanto, Sì, no, qualche metro più avanti, qualche metro. Quindi diciamo, se arrivo lì vedo anch'io... Assolutamente, sì, perché c'è la luce della torcia di Elsie. Sveri, ci hai seguito? Non ti rispondo. Vedi che faccio un segnale verso l'uscita e faccio tipo così verso sinistra. Ok. E vai, diciamo, io direi che la mia azione, il mio tempo è finito. Ok, cosa fai? Quindi ti arretri fino a Elsie. Ok. A questo punto si ritira l'iniziativa. Diciamo io vorrei spostare se la Elsie. Ok, sì, ok. Sì, certo. Ok. 20? Io. Vai, Sven. 21 in realtà. 21. E vado fino in fondo, cerco di uscire e poi all'uscita taglio subito per il bosco evitando le mie trappole. Ok. Se non, ci arrivo. Però non riesci, esatto, non riesci a uscire. Vedi, inizi a vedere la poca fioca luce della luna, quindi vedi l'uscita. A vedere l'uscita, ma ancora mancano qualche metro. Okay. Comunque uso tutto il mio movimento. Cioè, sì, non so quanti metri sono perché ho 15 punti. 15 punti sono 7 metri e mezzo. 7 metri, perché uno poi ti rimane così, perché con uno mi parerò. Esatto. Ok, quindi 19, 18. Io ho fatto 18, ma aspetto. Ok, okay, perfetto, Arvald e Elsie. A parte, a meno che Gunnird non sia nel mezzo. No. E Aslog? Io sono a praticamente pochi metri dal Sì, lo so, però te quanto hai fatto? 3.
Ok, perfetto. Allora, Arvald e Ilsa, cosa fate? Avete visto Sverrir partire e poi la luce della torcia non è illuminata. E noi ci muoviamo. Io vorrei andare verso l'uscita per eseguire Asla. Sì, Sverrir. Ok. Facciasino e noi. E intanto gli dico che piano. Possiamo far ricrollare la grotta di testa. La pietra? Parte la pietra, l'hai vista te, non c'era più. Scomparsa, ma sono abbastanza sicuro che questa grotta abbia più di un ingresso. Insomma, il drago non sarà ritirato dentro senza una... Beh, comunque mi piace, va benissimo. Però comunque potremo sempre spostare le macerie e rientrare. Sì, anche perché la pietra non è detto che ci serva integra. Esatto. Posso lanciare sassi fino a che non scompaiono quelli che vogliamo noi. Good plan. Ok, intanto... E poi proprio guardo intorno e vedo... dove è Aslak. Ok, voi intanto vi muovete verso l'uscita, tanto che voi parlate di questa cosa. Sì. Ok. E io vorrei provare a accendere anche un'altra torcia. A voglia, certo. Quindi ora la luce è molto più intensa, riesce a raggiungere anche più terreno. Quanto vi volete muovere? Con i punti, fate conto che i punti battaglia al massimo, quanti ne avete? Io no. Anch'io. 9? Tutte e due? Quindi ne avete di 4 metri. Sì. Ok, quindi chiaramente vedete Sverrir che è più avanti di voi, di un paio di metri, però chiaramente con il fatto che avete due torce riuscite a illuminarlo. Non puoi scappare la nostra luce. Però è più avanti di voi. In realtà vorrei scappare dal drago, quindi fa la nostra luce. A questo punto, quindi si è arrivata a 15, 14, 13, 12, 11. Io sarei 11, però quindi io posso aspettare Aslog. Aslog ancora, esatto, Aslog nel buio. Ok. Cioè non lo vedi perché... Comunque Elsie e Arvald sono andati su, quindi a te ti illuminano, ma la luce diventa molto fiona della enorme caverna che eravamo. Quindi Aslog tu non la vedi, è nel buio. Ok. Va bene, io allora vado avanti un po' di metri, però non uso tutti i miei punti battaglia, ne uso uno. Sì, cioè non voglio allontanarmi troppo perché okay. Se mai avessi tutto aiuto voglio tornare indietro. Ok, quindi tu guardi verso dov'era Aslog e fai qualche passo indietro. A questo punto Aslog. Ok, io mi giro un attimo indietro per vedere dov'è la gente. Ok. E mi guardo intorno cercando la luce che era quella che avevo notato anch'io che era del medaglione. La luce che stai cercando chiaramente non c'è più. Però la luce, vedi una figura chiaramente nera, non capisci soltanto che è Gunnhild perché è vestita come te la ricordi, quindi ha uno scudo, ha l'accetta in mano, ma è nera perché la luce gli viene da dietro ed è molto fiora. Io inizio a arretrare dicendo però al drago volevamo solo utilizzarlo per purificare la nostra città, poi distruggerlo. Lo dico abbastanza a bassa voce, cioè vuol fare le cose sentire, però non mi sono lontanissimo, e intanto me la tiro indietro. Okay. Con calma,
Me la telo indietro con calma, ma calma. Faccio 9 metri. Camminata da. Esatto. Ok. Senti, quando ormai tu sei lontano, vedi che immagino che quando tu arrivi accanto a Gunnhild aspetti. Certo. Ok. Sentite tutte e due che a questo punto il drago dice: non quel medaglione mi ha portato a essere così. Non purificherà niente. Ma non attacca. È immobile. Ok, fai conto che il mio incanto dura per 5 minuto. Minuti. Ah, 5 minuti l'hai potenziato così tanto? Ho usato tutti i punti, okay. I punti che mi perfetto, erano rimasti. Perfetto, ok. Sarà 5 minuti. Perfetto, va bene. Ok, vedi che comunque sta fermo, immobile a guardarvi con questi occhi che vi chiaramente vedete solo quelli perché vi sono occhi gialli molto grandi che vi fissano. E la voce che vi dice questo. Prima di girarmi verso voi, che sta dicendo di andare via, dico: allora speriamo solo quello che è. E con questa frase, che non so se è udibile dal drago, ma non mi interessa, era per me stessa, faccio un cenno ad Enzi con lo sguardo. Non lo vedi, Enzi? È molto avanti. Gunnhild. Ok. Cioè, vuoi essere la prima di okay. Faccio cenno a Gunnhild di andare e sono e faccio più. Gunnhild, tu. Però la cosa è questa: è che voi due ne avete. Ilse e Aslog ne avete parlato da soli quando avete detto. Avete parlato di questa. Della visione di Ilse. Gunnhild, tu rimani interdetta da quello che ha detto Aslog. Era la salvezza del villaggio, distruggerla. Sì, però io mi fido. Però chiaramente hai sentito anche quindi... quello che ti ha detto il drago. Sì, sì, esatto, quindi. Cioè, ecco, ho delle domande, però posso aspettare che si vada fuori. Vai. Sì. Quindi, a questo punto, uscite. Sverin, te sei più avanti di tutti. Sei il primo a uscire. Vedi che senti che dietro di te i passi iniziano, cioè anche loro vengono verso di te. Ok, però io facciamo come ti avevo detto prima, appena arrivo all'uscita taglio sulla sinistra verso la foresta e vado dritto okay. Verso la foresta. Ok. Vuoi accostarti vicino a. Cioè su un albero o vuoi. Entro nella foresta, okay. Poi okay. E. Continuo a correre e poi mi giro, appena arrivo alla foresta mi acquatto e mi giro. Okay. Il drago le lasci lì, infame. E io l'ho detto a chi mi ha detto bene. Arvald e Else, siete i secondi a uscire. Io seguo lui. Sì, io faccio come mi ha detto. Vado subito a sinistra. Ok. E poi sto pronto, cioè non voglio andare troppo fuori, cioè voglio stare un po' a distanza dalla caverna e sto pronto con un sassolino in mano. Ok. Aspetto che esca il drago. Gunnhild, Aslan, anzi scusami, Arvald e Else, vi volete mettere più o meno in un nella vegetazione? Quindi più o meno dove è arrivato Sverrir oppure molto più vicino a quello che è la grotta. Quanto è lontana la vegetazione? La vegetazione fa 4-5 metri. Allora sì, sì. Quindi verso la vegetazione, insieme a Sverrir. Sì. Ok. Gunnhild e Aslak, uscite dalla grotta. Mi tirate un tiro di situazione con destrezza. Dobbiamo fare tanto o poco? Dovete fare poco. Ah. Oh. Mi
Io ho fatto 16. Ok. Benissimo. Con destrezza, giusto? Sì. Quindi devo fare la destrezza, la mia... La sommi o la togli? La togli. La togli. Se è positiva, ok. Gunnir, tu con una... Esatto, con una frazione, in una frazione di secondo, vedi quelle che sono trappole, quindi fai il passo più lungo, riesci a schivarle, soltanto che ti giri per avvertire Aslaug e senti che la tenaglia si chiude. Aslaug, ti prendi... Sì. Oh no... Nove danni. Hai... Chiaramente la gamba ti si è... Inizia a sgorgare sangue da quelli che sono i denti della trappola che ti ha colpito. Ok, io cado, cioè mi accascio a terra. Chiaramente, sì, assolutamente. E la prima cosa che mi viene da fare è cercare di aprirla. Sì, io subito mi butto lì ad a cercare di aprirla. Ok. Vai. Fatemi un tiro di situazione con forza. Con... Io ho fatto 9. Io ho fatto meno 2. Meno 2, accidenti. Ok. Se vuoi essere forte, sono... Gunnir, Asia, riuscite a tirare via quelli che sono i denti di ferro della trappola dalla gamba di Aslaug, che chiaramente, Aslaug, tu senti malissimo e inizia a sgorgare ancora più sangue. Riesci però a aprire completamente la trappola. Esatto. Trappolina di merda. Aperta la trappola, cerco, aggrappandomi a... Sì, io ti porto un po' via. Di alzarmi, e sono parecchio, cioè sto davvero, dal viso si vede parecchio che sto soffrendo. Certo. Ok, a questo punto casca un dado. Cioè, penso che se li vedo, faccio un cenno. Vai. Abbiamo la torcia accesa, te lo voglio ricordare. Esatto, anche perché è notte. Quindi vi ricordo che siete andati di notte. Con la torcia. Andiamo qui. Ok, vedete chiaramente Arvald e Ilse che vi chiamano. E voi Arvald e Ilse vedete che Aslaug è portato dal pugno e sta sanguinando copiosamente da una gamba. Io comunque non voglio perdere di vista Sverri. Ok, però... Stavo dietro. Ok, però sì, comunque però mi devi fare un tiro di... per guardare ti do un più 2, perché hai comunque visto, eri comunque abbastanza dietro di lui e hai comunque seguito una sua direzione. Ce la faccio. Ok, Sven. È a pochi metri da te, acquattato nella vegetazione come siete voi. Io vedi che sto guardando l'entrata della grotta e non vi aspettavo, cioè vedi dal mio sguardo che a un certo punto fisso con un punto interrogativo anche abbastanza le Auslag e Gunnir che vengano verso di voi, perché pensavo veniste insieme, però cammina in giro e riguardo l'entrata della grotta pronto con l'arco in mano. Ok, la situazione è grave per Aslaug, la gamba comunque gli sanguina tanto, ha lasciato una striscia che porta precisamente dove siete. Il drago potrebbe poi seguire la vostra. Aslaug, che è successo? Dobbiamo fermare la ferita. Io non rispondo ad Arvald, non rispondo, soltanto un volo di dolore.
delle penne, possiamo fasciarla, ma è il segretario. Infila due dita nella ferita e fa così. se mi perdo il momento giusto, il drago rischia, cioè rischiamo che il drago esca. Ti aiuto, lo aiuto io. Stai aiutando qualcosa alla taverna. No, perché poi tenere sotto d'occhio Sberri, Dio. Va bene, lo faccio io, però se lo faccio male avrete... Non lo sai che ci sono. Lei vuol fare la cosa di girare. La metta, sì. Ok. Io faccio... Forse ci potremmo fare aiutare da Sberri qua. Quando dici il mio nome e ti sei girato prima, io mi sono allontanato sapendo che il drago segue le orme. Ti ho detto, fasciatela velocemente e venite 20 metri dentro la foresta in quella direzione. Dai, e vedi che vado avanti e gli faccio. E gli dico anche, attenti ai goblin. Non ho capito che fai. Ti indico la... Auslag ferita, ti faccio curatela e venite il più lontano possibile dalla caverna, il drago potrebbe seguirvi. Vi aspetto 20 metri in là e ti indico una direzione più dentro la foresta e ti dico attenti ai goblin. Vengo con te Auslag, il tempo passa. Allora, cioè, se io vedo che il se se ne va no, ma sto parlando ad alta voce io, cioè io sono a 2 metri da voi, ho solamente notato lui. Cioè, mi sentite parlare? Sì, ma io l'ho detto a te, non l'ho detto a loro. Ah, capito? L'ho detto, vengo. Auslag, il tempo passa. Sai quanto il tuo incantesimo non dura all'infinito. Sbrigatevi! Quel drago ci seguirà. Me ne occupo io. E la inizia a fasciare. Ok, tirami. Hai un malus perché devi fare molto veloce. È una... Io l'aiuto però, metto lì a aiutarlo a passargli la roba semmai. Ok, però comunque il malus se lo becca perché deve fare molto veloce. Deve fare un bendaggio al volo, direi. Fatto 5, dovevo fare 9. Ok, lo passi. Grande Zaza! Arvalo, tu con l'aiuto di Gunnird passi una gazza sulla gamba di Auslag e rallenti quello che è il sangue, che comunque esce copioso e vedi che la perna è già completamente di sangue. A questo punto cosa fa? io provo a rialzarmi. Cerco di dire, cerchiamo di andarcene di qua più velocemente possibile. E ti rialzi, ti porto io, via, su, siamo. E io gli do l'estratto che avevo preparato la volta scorsa, quando, cioè, dopo essere fatto il cosa che avevo preparato l'altro estratto. Ok, ci vorrà del tempo però, finalmente. No, ma io lo do a... Ah, lo dai proprio come boccetta, a Bullitt. Sì. Ok. Perfetto. Spalmatele questo, arretrate e poi spalmatele questo. Io sto qui a attaccare il drago quando uscirà. Intanto, mentre queste parole vengono dette da Arvald, un ruggito fa tremare quella che è la grotta e sentite dei passi pesanti muoversi molto velocemente. Fuck. Io corro, prendo la boccetta e corro con Auslag tra le braccia verso... Insomma, seguo, vedo dove è andata Elsie, insomma, verso di lei. Ok. Io mi lascio dondolare suavemente dalle braccia di lui. No, scherzo. Intanto che... E Arvald, te c'hai una torcia, vero? Sì. Sì. Accesa. Intanto che...
Però senza torce io ci vedo cioè parecchio buio adesso. Vedresti soltanto una sagoma. Ok. No, allora senza torce. Ok. Intanto che loro corrono fuori, vedi che il drago esce impetuoso e vedi che annusa il sangue lasciato da Aslog. Cosa fai? Io appena il drago esce voglio lanciare un sasso contro la caverna. Ok. Per cercare di far, cioè, dissereggiare la pericolante. Ok. Ovviamente un sasso ingrandito. Cioè. Sasso pericoloso. Il sassolino piccolo. Senza ingrandito. Ok. La famosa goccia che fa traboccare il vaso. Allora, ho fatto 6. Ok. Quindi ce la faccio. Ce la fai tranquillamente a tirarlo. E quindi lancio questo sassolino contro la. Ok. Di sopra dell'ingresso, no? Sperando di farlo crollare. Ok. Il sasso lanciato diventa un enorme tumulo che batte sulla grotta che già tremava dai passi pesanti della creatura, si schianta, si frantuma in pezzi, casca anche sopra il drago che comunque a quel punto urla ma ti guarda e inizia, la grotta inizia a collassare su se stessa. Devo fare un tiro per il drago. Ok. Il drago, vedi che preso dal tuo tumulo, vedi che è incastrato e quando la grotta crolla, casca sopra il drago che vedi accascia e perde e il suo sguardo si spenge. Strada Dragon Slayer. Harvard. E questo è tutto merito di questo sistema dove devi tirare basso. No. Vero? Vero? Perché se no. Perché sia prima accurato, ho tirato 5, qui ho tirato 6. A D&D non ci avrei mai fatta una roba del genere. Non è solo Zatta che è spiegato, sono anche i suoi dadi, perché io con questo dado non ho fatto un tiro superiore al 10, quindi sono proprio sfigati. I suoi dadi fanno schifo. Cioè, ottimi per questo sistema, ecco. Da qui in poi pensate che non sa che tiro, non da utilizzare quando bisogna fare uno per vincere. Esatto. Insomma, io a questo punto corro verso. Ok. Avevate fissato un punto di ritrovo? No. Io sto correndo nella cucina. Sì, te, ok, te segui Sverrir e Arvald, te segui Else. Ok, iniziate a correre. Dove vi volete fermare? Io glielo ho detto, 20 metri più in là mi fermo e se lei è ancora dietro di me, appena arriva io dispenso la torcia. Oh yeah! Ok. Che fai? Aspetta. Vai, parlo con lui, così non ci troveranno mai. Ma non gli hai detto dove venire? Certo che no. Seguendo te, se non scappassi avrei tempo di parlare anche con lui. Ma te l'ho detto. E tipo, guardo e cerco di ascoltare i rumori facendo abbassare la torcia in modo che tipo non si veda troppo. Per sentire passare, non è che sto così. No, ma nel senso la libertà di celarla, no? Proprio di celarla in tutti i sensi per vedere se qualcuno sta venendo e se è una presenza enorme che ci sta seguendo. Beh, a me mi senti di sicuro, sono supportando anche Aslo, quindi sono, cioè, ecco, non sto correndo in stealth. Ok, tipo attendo il loro arrivo con arco e frecce puntate, non sapendo se sono loro o meno, anche se sento sta presenza enorme. Appena li vedo però abbasso subito l'arco e mi
guardo e vi faccio il conto. E... Arvald è rimasto indietro, sta cercando di far crollare la grotta sopra il drago. Elsa, aiutami, presto, dobbiamo spalmare questa pozione sopra, è quella che ha usato Arvald per curare voi. Dobbiamo assolutamente guarire Aslok, altrimenti potrebbe non farcela. E svolgo le fasce inzuppate di sangue. Vedi che se vuoi prendo la torcia e la tengo io bassa. Ti faccio aiutami, per favore. Vabbè, ma la prendo, non è un problema, la tengo bassa in modo che non si veda tanta luce attraverso la muscaglia. Comunque, io vorrei dire, sicuramente c'è questa bellissima atmosfera di disagio, perché l'ultima volta ci siamo visti abbiamo litigato malissimo, e quindi... Che bello. Ma in realtà vedi che io non sto parlando molto con... Cioè, a Ilse gli ho rivolto prima la parola, ma ora non gli ho rivolto la parola, io ho proprio fatto tipo... Sì, sì. Però ecco, anche io lo percepisco un po' il disagio, eh. Sono focalizzata su Aslog, però un po' di questo disagio lo sento, ecco. Io in tutta questa situazione invece non sto considerando nessuno. Solo il mio dolore. Ok. Quindi mettete, perfetto, le aiutate tutti, il seu Gunnild, chi è che metteva la crema? Il seu Gunnild, sì, noi due. Ok. No, Ilse e Gunnild, insieme la mettiamo, la stiamo spalmando. Okay. Beh, tutti aiutate Ilse e Gunnild a mettere la crema sulla gamba di Aslak. Vedete che chiaramente... viene assorbita la crema, ma per prima di fare effetto ci sarà bisogno di tempo. Gli rimettete le fasce, le garze, e Aslak, la crema, il balsamo lenitivo fa effetto, ok? Il problema è che viene assorbito dal tuo corpo e ti dà vertigini. Worry baby. Ok, io... Ho già letto il foglietto di strada. Io inizialmente cercavo... Raramente può dare cose di depressione. Ho capito, fa schifo. Inizialmente appena avevano finito di mettermi la crema stavo per rialzarmi, ma... li accascio a terra in silenzio, preso dalle decisioni. Io mi getto su di lei. Aslak, oh mio Dio, stai giù, non ti alzare. Vedi che dopo che hanno fatto la crema spengo la torcia e ascolto in silenzio e gli chiedo silenzio se ci sono rumori da venire da dentro la foresta. Vedete la luce. Arvald, vedi una luce che chiaramente si spenge, Svelli l'ha spento la torcia. E cerco di andare comunque sempre in quella direzione. Chiaramente, quindi ma voi. La vedo la luce? Voi sì, assolutamente. Vedete sentite il suono di passi e una luce che filtra tra la vegetazione. Alba, stiamo qua. Con l'ombrellino colorato. Qui. E io li raggiungo. E appena li raggiungo, riuscite a vedere come sta Aslak. Io vedi che ti fermo, ti fo... la cosa. La faccia. Il drago. Credo di averlo ucciso. Con degli occhi molto pregnanti di paura. Credo di averlo ucciso, ho fatto crollare l'ingresso della caverna. E gli è crollato addosso, si è accasciato a terra. Vedi che... levo la mano da davanti a te e ti faccio passare. Ottimo. E cerco di qualcuno che arregga la mia torcia. Voglio vedere questa Aslak. La tengo io. E guardo come sta. Se l'hai messa male ancora. È messa sicuramente meglio di prima, perché comunque il balsamo non gli fa provare così tanto dolore e comunque il sangue sembra si stia rallentando.
bene, sembra. Sembra un pochino meglio. Ottimo. Grazie, grazie per aver messo la rema alla mia riposa. È stato un piacere. Io faccio quasi con un conato per tutti la faccio. Meno male che mi ha dato la luce. Perché comunque i vertici sono peggio. Peccato, ce l'abbiamo fatta a prendere quello che cercavamo. Beh, possiamo sempre entrare. Beh, dobbiamo trovare adesso un modo per entrare nella caverna per trovare la gemma. Sì, alla fine. Però senz'altro il drago dovrebbe essere stecchino. Che già un problema in meno. Guardo in maniera abbastanza tipo e sto zitto. E faccio, vedi, tu non lo sai, ma questo coraggio ti viene dal cuore. Eccoci, vai, ora ci abbandona di nuovo. Vedi, vedi, no. Aspetta. Alza le sopracciglia a questo momento. Faccio, anche se non ci credi, non importa. Sappi solamente che hai mostrato coraggio con un vero, io direi vichingo, ma non è vichingo, vero? Stormlander. Con un vero Stormlander. Accenno un mezzo sorriso. Finto, ovviamente. Io faccio. Come venire un attimo qua. Vicino. Avevi ragione, quel drago ha detto, ogni tanto mi fermo per riprendere un attimo fiato perché mi sento scossa dalle vertigini e dalla nausea, ha detto che è stato quel medaglione a trasformarla, avevi ragione, non ero sicura che fosse la cosa migliore da fare per il villaggio, ma a questo punto la saggezza di Windenna si è dimostrata come sempre la cosa migliore da seguire. Seguire Windenna non sarebbe mai stato tradire il villaggio, era sicuramente la cosa migliore da fare. E mi giro verso gli altri componenti del gruppo, anche perché quando io lo dico non lo dico seguire Windenna era la cosa migliore da fare. Ok, lo dico ad alta voce, faccio perché era ieri notte, era due giorni fa. Poche notti fa ho sognato, ho avuto una visione di Windenna che mi ha spiegato che la pietra andasse distrutta, e così come ha sentito Auslag, anche il drago era consapevole che potesse solamente corrompere la terra. Forse è stata proprio quella che ha corrotto la terra del villaggio. Questo non lo potremo mai sapere. Però potrebbe avere, cioè, avrebbe senso comunque come ragionamento. E quindi dici. Dovremmo riuscire a entrare nella caverna e distruggerla. Beh, Windenna ha detto che non deve più passare per questo mondo, e se è finita sotto una caverna probabilmente sarà anche rimasta spregolata. Dici? Quindi se, ha ucciso un drago probabilmente no. Potrebbe distruggere anche una piccola non lo so, era. Hai detto anche che se vorrei controllare. Hai detto che hai fatto cadere l'entrata. Sì, non so quanto si è crollato anche tutto l'interno. Esatto. Questo è tutto altro storia. Io andrei a controllare. Cioè, non so effettivamente quanta caverna è crollata. Io guardo Auslag e gli faccio
mi dispiace per le trappole, ma avevo detto a tuo zio di evitarle. Io do un'occhiataccia a David, ma proprio carica di odio, cioè lo vedi proprio trasparire, vedi gli occhi. Lui te lo dice abbastanza pentito vedendo la ferita, Lei è comunque abbastanza incazzata lo stesso, li vedi abbastanza carichi di odio, però un secondo dopo si gira con uno sguardo simile, ma meno arrabbiato, leggermente, o appena meno, verso Arvald. Del tipo potevi avvertire. Io non avevo capito se si trattasse di trappole. Effettivamente non sei stato molto chiaro, spero. Io mi giro verso Elsa e gli fa, ma che cazzo vuoi, proprio ripetendo il tono che mi ha rivolto. Allora, calmiamoci tutti, ok? E io guardo uno e gli dico, no, questo è quello che mi ha rivolto lei. Beh, io te l'ho detto in modo sorpreso, Io te l'ho detto in modo sorpreso. Ho detto, ma che cazzo ci fai qua? Non è sì, ma io ho detto esattamente la tua espressione. Appunto, io te l'ho detto in modo sorpreso, quindi te l'hai rifatto in modo sorpreso. Sì. Cioè... Sì. No, non era intento a... Ma era proprio le esatte parole. Io comunque lo stesso, cerchiamo riposarci, sì, meglio. È inutile andare ancora di notte dentro quella caverna. Sono d'accordo. Per cercare il medaglione. Sì, poi ci sarebbe la questione dei goblin. Goblin? Sì, questo posto brulica dei goblin a quanto pare. Master, cosa posso sapere dei goblin e delle loro abitudini, di questi strani esseri in queste terre? Fammi un tiro. Di conoscenza mostri. Fammi vedere che non mi ricordo mia, ma tutte le cose che c'è. Ok, mostri. Sì. No. Non sai molto. Sai se sono solo chiaramente più piccoli dei troll, ma come tipologia di società, quanti potrebbero essere, dove potrebbero stare, non ti è mai capitato di vederlo. Ok. Comunque, che ora è ora della notte? La luna è molto alta in cielo. Sta iniziando però a andare verso a cambiarsi verso il sole. Ok, vi dico di riposarvi, di portarsi un po' da qua e riposarci casomai finché non sorge il sole. Mi sembra una buona idea. Sì, sei tu l'esperto di sopravvivenza. Io vi direi di dormire su un albero, che mi pare la cosa più adeguata in queste foreste, per non farsi notare da vari ed eventuali. Però, e guardo Auslaug, sempre se riesce a salire su un albero. Io ti restituisco uno sguardo sempre arrabbiato. No, non io penso che riusciremo. Gira lo sguardo. Credo che noi staremo qui a terra. Ok, tipo ci spostiamo di poco in realtà, una trentina di metri in là, e più che altro per levarci le tracce del sangue di Aslaug che ha lasciato per terra. E io mi metto su un albero. Voi vi tenete sulla terra, sulla terraferma, insomma, non so andare sulla luna. Perfetto. La notte fredda e stressante vi passa, i vostri nervi, quindi anche la continua paura, mi raccomando. Fatene due. Io ho recuperato tutto di paura.
vostri nervi si rilassano e lasciate spazio ai sogni. Svegli, tu però i tuoi sogni sono popolati da un incubo, di un del drago che hai visto nella grotta, che con uno sguardo fisso verso di te ti dice: se tu sei quello che mi rimpiazzerà. Frodo. Io sono abbastanza terrorizzato. E vedi, chiaramente, se nessuno, chiaramente, perché voi sei a dormire, però svegli, tu ti agiti, ok? Ti svegli dopo che la visione, il tuo incubo, ti fa vedere quello che la tua faccia, che comunque non è una bella faccia, si trasforma in quello di un drago. E quando la trasformazione è finita, ad aprire gli occhi, anche tu, Sverdur, ti apri, fradicio di sudore, nonostante la temperatura sia molto fredda fuori. Vedi, mi guardo un attimo intorno, se niente è cambiato mi ritocco un attimo la faccia. La faccia è quella come sempre. Okay. Brutta come al solito. E in realtà il mio personaggio non sa cosa pensare. Ok, vi dico, Sverdur è impaurito, ma da un lato per la prima volta prende e alla tenue luce dell'alba cerca di leggere quello che gli era stato dato all'inizio, che cosa c'era scritto sul foglio. Chiaramente tu vedi solo quelli, solo simboli che non sai leggere. Però non so leggere. Tu non sai leggere, no? Normalmente non sai leggere. Io so leggere invece. Devi prendere una competenza per leggere. Ah, lingua madre non conta, devo leggere e scrivere. No, esatto. Già. Però ti colpisce. Lei sa leggere. Quello che è un marchio che tu hai visto anche recentemente dentro l'armatura. Esatto. Cioè, io so che il mandante mette il timbro, quindi il mandante è quello dell'armatura, giusto? Posso fare questo collegamento di... Il mandante non è chiaramente quello dell'armatura, perché... Vabbè, certo, però parte lo stesso casato. Esatto. Che è anche quella su l'effigio. Esatto. La cosa si fa intricata. Però Sverdur comunque si ricalma e si sveglia la mattina con gli altri. La luce del sole, nonostante la temperatura fredda, oggi è una giornata che poche volte a Trugvand ci sono giornate così. C'è il cielo, è libero dalle nuvole, un sole che vi riscalda, si affaccia tra le fronde degli alberi. È quasi piacevole, ma chiaramente la situazione non lo è. Quanto ci siamo guariti? Allora, Aslaug si è guarita di 3 punti in più del normale, e voi tre vi siete avete guarito la vostra normale guarigione classica.
Ok. Io appena sorge il sole, appena inizio a sentire il calore del sole, mi sveglio abbastanza energica, quasi solare, quasi. E mi tocchetto la gamba dove ho la ferita e mi alzo per sgranchirmi le gambe. Ok. Sento male, ma non tanto da da non poter camminare, ecco. Siete tutti svegli. Vernir, tu anche tu scendi dall'albero e ti riunisci al gruppo? Sono lì. Sei lì. In un disparo. Chiaramente voi vedete uno Sverrir che è sicuramente non ha dormito bene come voi. Infatti in viso è pallido. Però a differenza vostra mangia la carne. È vero, noi siamo a digiuno ancora. Voi siete ancora a digiuno. Ok, bene. Cosa è fuori da... Dopo 4 giorni di digiuno si chiocca. Okay. Chiocca. Però dovrebbe essere un giorno di digiuno, no? Perché l'altro giorno sì. Fanno... Che avevo litigato, si era mangiato. Era solo per... Io ho fatto non, ancora è lontano. Avevo raccolto le cose, i tuberi, eccetera, eccetera. E... Io direi sì, esatto, io vado un po' a caccia allora, e mi sgranchisco andando in direzione di Sverrir. Bene. Io guardando il cielo, vedendo il sole, faccio: oggi sono bei, ci sorride, possiamo ritornare nella grotta, cerchiamo un passaggio e recuperiamo quel medaglione, va distrutto subito quel... Chiedo, quindi volete tornare indietro? Sì, non so se parlavo anche con te ieri sera, non ho ben capito che cosa stessi dicendo, però il drago mi ha detto a chiare lettere che è stato quel medaglione a trasformarlo e dalla visione di Else va distrutto, non c'è se, non c'è ma. Questo è il volere degli dèi e questa è anche la cosa che stanno a fare. Ma non c'è stato detto questo e indico il foglio. Beh, la nostra missione è di era di recuperare il medaglione per salvare il villaggio da quella corruzione. Quindi se distruggere il medaglione rimuove la corruzione, abbiamo salvato il villaggio senza... È vero. Cioè lo scopo era salvare il villaggio, quindi... Guarda, se vuoi te lo confermo anche. Non sappiamo se distruggendo il medaglione si salverà il villaggio. Ah no? Il fatto è che se prendiamo quel medaglione e ci rifacciamo tutti questi giorni per tornare ad Alaborg, potrebbe succederci quello che è successo a lui. Non ha semplicemente il medaglione, non sappiamo niente. Ok, ti interrompo mentre parli, ti parlo un pochino sopra, faccio valere il mio nonnismo e faccio il medaglione va distrutto, non ci sono altre vie e sappiamo tutti che Findinna non vorrebbe mai la distruzione del nostro villaggio. Quindi se Findinna ha detto che va distrutto, probabilmente la sua visione comprende anche la salvezza del vostro villaggio. E vedi che sciolgo il foglio e faccio vedere a Auslaug il simbolo e gli faccio... una delle armature dove c'era il cuore c'era questo simbolo. Sì, c'era questo simbolo, sono sicuro di questo, l'ho visto. Che cosa vuol dire? Forse e mi ricordo anche un nome che
ha detto il drago, che è quello di Aghard. È il suo nome? Ha detto era il suo nome da umano. Io so qual era il nome dell'eroe che stavamo... Aghard, l'ha detto. So qual era il suo... la sua casata, era famoso per la sua casata. La sua casata non è stata ricordata nella leggenda che vi è stata narrata, ma il nome è quello. Beh, forse era soltanto un antenato, un discendente del nostro Jarl. Alla fine il simbolo è quello dello Jarl, no? Sì. Forse è soltanto un antenato, un discendente del nostro Jarl che era venuto a cercare di uccidere quel drago e è rimasto ucciso. Scusami, Sverri, posso vedere questa lettera di nuovo? E te la riformo. C'è un flashback del Vietnam. Io questo simbolo l'ho sognato, come ti ho già detto, e mi rivolgo a te, Sverri. È lo stesso simbolo che hai... l'ho fatto via borraccia, sì. Che hai sulla borraccia. Che ho ancora preso al collo, quindi la vedi. Quindi probabilmente fa tutto parte dei piani di Vindim. E... quindi non si sì, vabbè, scusami che non devo parlare di queste cose con te. Me ne scordo. Però forse... vuol dire qualcosa e... ma non so cosa stavi dicendo, Arvard. Quindi lui sarebbe un figlio bastardo dello Jarl. Questa porta... Questa... No. Porta il simbolo dello Jarl. Faglielo vedere, spero, che... ce l'ho da... cioè, giro la borraccia e vedete che c'è. Dove l'hai rubato? Un medaglione. Tanto tempo fa. Beh, siamo... rivolta verso lo zio, faccio zio, non è detto, potrebbe essere qualcuno che alla lontana ha rubato una borraccia del genere di raltata. Sì, potrebbe, però è strano il fatto che ci abbia dato questa lettera da dare a lui. Beh, forse come garanzia per mantenere il patto, per mantenere il patto di dargli gratuitamente quello che necessitava. Sì, questa è solo una particolare coincidenza. Alvar, Aslaug, vi sorprendete ancora? Credete nelle coincidenze? È il destino. Non esiste. Questa è una cazzo di tartaruga. Ok? Coincidenze. Non esistono. Ora si ritorna a Giorenza. Esatto. Ah, destino. E io faccio accenno di assenso su quest'ultima frase. Il caso non esiste. Cioè, la ti si sente basso, scusami. Sì. Evidentemente, Sverrir. Ok. Fa parte di un disegno più grande. E se ha questa. Se porta questo simbolo, non è per caso. Potrebbe essere veramente il figlio o un parente del vostro Jarl. Beh. Alzo le spalle. E non è importante, sinceramente, l'importante è distruggere quella gemma. Prima di distruggerla dobbiamo recuperarla. Eh già. E adesso abbiamo tante macerie che ci separano dalla grotta. A meno che non troviamo una qualche via secondaria. Andiamo a dare un'occhiata, valutiamo la situazione, poi vedremo cosa fare. Io mi avvio verso la radura dove ci si trovava la
la grotta, leggermente zoppicando. Ok. Aslak, tu non dovresti sforzarti. Sì, esatto. Vabbè, dai. Mi sento molto, molto meglio oggi. Una mano ve la posso dare. Ok, vi dirigete verso la grotta crollata, dove ancora il cadavere del drago è presente con lo sguardo spento. Desveril, vieni con noi oppure? Io sì, per ora mi sto seguendo. La situazione è molto, molto complicata, perché le rocce sono enormi e anche a dire che ci mette anche con una ottima con un ottimo tempo ci mettereste parecchi parecchi giorni a togliere le rocce. Fate conto che ha schiacciato un drago, cioè dovete rendere conto della grandezza. Io provo a inizia a lanciare sassolini, fino a che non scompare. Io provo a iniziare a scalare la maceria, sperando che dalla cerca ci possa essere una fessura. Aslaug, aspetta! Aslaug! Ok. Può esserci l'intervento di Windinna in tutto ciò. Master! Vai! Io lo so che le ruspe non esistono in questa cosa. E non te la faccio neanche prendere la ruspa. No. Ma gli argani. Sì. Argani. Quelli per far montare la gente a cavallo? Esistono anche molto più grandi che costruivano i ponti, quindi le torri. Ok. Quello si chiama lavorare un argano. È un oggetto molto grande, quindi io ti devo dare anche un mazzo. È movibile, io lo posso fare. Sì, metto le rozzo. Ma è una roba enorme. Cioè, non stai creando un carretto, ok? Stai creando una cazzo di gru preistorica praticamente. Oh, qua dici. Non è possibile creare una roccaforte o un muro perché non sono mobili. Sì, sì, lo so. È solo il fatto. È solo il fatto che stai. No. Ce la fa, cioè lo puoi fare. È solo che stai chiedendo un intervento molto importante a Windinna. Quindi è un malus. Cioè semplicemente un malus. Non è che non lo puoi fare, non ti preoccupare. Un malus di 2. Mentre lei sta pregando sul dio, me ne frega abbastanza e vado verso il drago. C'è una parte staccabile a mo' di trofeo che si riconosce che è un drago. La testa è molto grossa. È molto grossa, però puoi staccare. Ah, voglia, sì, un dente. Un dente, fai conto che è il naso è grosso della testa di Else. È così, un dente, cioè è una roba che praticamente è un pugnale. Esatto. Stacco un dente. Ok. E lo mostro agli altri. Gli faccio. Beh, questo dovrebbe bastare come prova a loiarlo. Se glielo riportiamo indietro. Oh sì. E poi è una bella idea. Beh, può essere un bello ornamento. È vero, ne prendo anch'io. Anch'io vado a prendermi. Olè. Grazie, Sverri. E il drago si è sdentato. Poi io gli faccio non. Secondo me la ricerca della pietra dopo che è morto il drago non ha molto senso. Quella che devo distruggere. Se qualcuno la dovesse trovare si formerebbe un altro drago. È vero. Dietro queste rocce. Che la dobbiamo distruggere. Io penso che andrò a riscuotere la mia taglia. La mia ricompensa. Ma la ricompensa non era nel uccidere il drago, era nel portare
La gemma. La gemma. Quindi... Io guardo la bella giornata e gli fo... Oggi è un bel giorno rispetto agli ultimi che abbiamo passato assieme. Mi pare che qualcosa si sia spezzato. Beh, a me sembra che se anche gliela riportiamo rotta, dovrebbe comunque seguire quello che ti aveva promesso. Non ha detto che sia la ritratta. No, esatto. Però dobbiamo portargliela prima. Quindi cosa vuoi rispondere se non abbiamo il medaglione? Distrutto o no? Vedrò se un dente di drago varrà le mie provviste. Io una volta ho detto la prima frase, cioè la fiata va distrutta. Inizia a invocare Windina, inizia a invocare Dufour, di preciso. Tirami. Fatto 7. Ok, quanto dovevi fare? Fai conto che hai un malus di più di meno 2. Aspetta, che devo capire come fare. Ciao. Buonanotte, ciao. Grazie. Grazie. Ah, ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta per uno. Mannaggia. Ok. Credo perché sia 16. Sì, 16. Il Telse senti la presenza di Windinna, ok? Ma quello che gli stai chiedendo è molto dispendioso. E tutto questo potere non riesce a dartelo in questo momento, non riesci a conferire tutto questo potere. E quindi le tue parole rimangono solo parole. Immagino che sia una cosa un po' complessa. Non so, sinceramente. Posso riprovare, ma... Mi rivolgo a Auslag e a Destiny. Beh, io direi... Potremmo provare fino a cercare se c'è una porta secondaria. E poi magari preoccuparci di togliere le macerie. Se vuoi, Elsie, io posso aiutarti. Anche se... Non ho tutto questo legame. Sveri, potresti darmi una mano a cercare... un ingresso secondario della grotta? Visto che neanche Windina vuole darti una mano, secondo me il nostro lavoro qui è fatto. E vi annuncio che tornerò indietro. Visto che, e ve lo consiglio anche a voi, visto guardo la gamba di Auslag, guardo le ferite riportate nei giorni scorsi dagli altri due. Se volete andare a cercare quella cosa. No. Ce l'ha abbandonato. What? Non l'ha presa bene. Esatto. Non l'ha presa bene, no? Ma no. Siamo tutti sfasati. No, non siete sfasati. No, vai. C'è solo il cella paralizzata. Esatto. Ah, c'è il cella paralizzata. Sì. Ora appena torna si dovrebbe sparare. Vi annuncio questa cosa. Beh, potrebbe aver ragione dopo tutto. Se quindi non ha risposto a Else e il tempo è misteriosamente cambiato, potremmo aver la missione è salvato il villaggio. Aslo, cosa ne pensi? Penso che in effetti il tempo è strano oggi, molto bello, non accade nel periodo dell'anno, però il villa adesso è andato in conto e dovrò aiutarla. Però forse è la cosa migliore che potete fare, andarvene. Eccolo, è risuscitato.
farò lo spot del telefono. Ok, ok, quindi. Beh, stiamo dicendo che. Che Sveril potrebbe aver ragione. Alla fine il cielo, cioè il tempo è cambiato e diciamo Dina non ci ha concesso, il suo aiuto, perché magari abbiamo già completato la sua richiesta. E magari sarebbe inutile. E magari è inutile scavare. Scavare. Ed Elsie ha detto che. Scusami, ed Aslog ha detto che ha consigliato agli altri di tornare all'arco. E ha detto che comunque se la missione bisogna accertarsi che la missione sia compiuta. E quindi rimarrebbe con Elsie a cercare. Beh. Diciamo che da una parte sono incline a credervi, ma dall'altra non così tanto. Io sono legato profondamente a questa pietra e lo capirei se fosse distrutta, perché probabilmente morirei. Beh, questa non la sapete. Cosa? Particolarmente. Ma io sono molto, molto legata a questa pietra, a questo gioiello. Ah. Lo sto cercando da molto tempo ed è l'unica cosa che probabilmente che mi farà andare nel Valhalla. Ed è l'unico motivo per cui non sto morendo. Quando non avrò trovato questa pietra non potrò andare nel Valhalla. Probabilmente, come vedete, inizio a essere un po' anziana. Quando la troverò, probabilmente Vindinna mi farà andare dalla mia regina nel Valhalla. E quindi se tu, cioè, il fatto che tu non sia morta vuol dire che ancora la pietra è integra? Ma questo non lo so. Non so, non posso dire quali siano i piani di Vindinna, però mi sembra strano che se l'ho sognata quando doveva darmi la missione di trovare quella pietra, non l'abbia sognata quando la missione si sta conclusa. Però mi sembrano chiari segni degli dèi il fatto che non riusciamo a... perché sembri praticamente impossibile entrare nella caverna in questo bellissimo cielo sereno. E io la guardo e gli faccio: ci sono altri modi per morire. Ok, ragazzi, vuoi provare? Decidere da cosa fare, però. Io giro i tacchi e faccio... io torno indietro, se volete rimanere a cercare qualche giorno, fate pure. Ma io non vi seguirò in questa avventura non più. Te ne torni da solo? Ti guardo come... ma... diciamo che da solo me la cavo. Nella foresta accanto a casa. Fino a qui. Beh, fino a qui c'eravamo anche noi contro il troll, c'eravamo anche noi contro il Salhele, c'eravamo anche noi sempre. Se vuoi andare avanti, se si sono detto un passo andare. Fino a qui c'erano anche i lupi. Dai, aspetta con noi. Io non ti ho visto quando eravamo con i lupi. Ero già al sicuro dove dovevate essere anche voi, e ti guardo nel senso, come dire, anche cioè dovevate seguire di più le mie indicazioni, però io vi faccio, oramai è tardi per convincervi. Beh, quella volta io non sono ancora stato ferito in questo viaggio e penso che la fortuna per una volta sia dalla mia. Aiutami almeno a cercare un ingresso. No, ti faccio cenno con la testa e mi giro e mi incammino. Quindi, Sverri si allontana. Ragazzi,
ragazzi, non possiamo. Luce è utile per sopravvivere. Sì, sarebbe. Siamo troppo lontani da casa per. Io dico di accettare questi chiari segni degli dèi e rientrare. Ah, siamo mistico adesso. Beh, mia nipote. Dov'è? Poi non bisogna essere. Non c'è bisogno di essere un mistico per capire i segni degli dèi. No, ma lasciati interpretare a chi si veramente ne ha più esperienza. Beh, Aslog ha detto. Era d'accordo con questa interpretazione. E comunque io direi che non costa niente andare a accertarci appunto delle condizioni del villaggio e poi eventualmente, se vuoi, io sono disposta a riaccompagnarti qui, Elsie. Io, mentre loro parlano, mi sposto un paio di metri più in là e mi metto a pregare Windin. Ok. Chiaramente wow. Sverrir, vedete che inizia a scomparire nella vegetazione, eh? Cioè, non sta aspettando le vostre chiacchiere. Aslaug, te cosa vuoi cercare di connetterti con Windin? Sì, voglio cercare di capire se la nostra missione è compiuta. Quindi anche nelle parole comunque dico... nel canto che inizio a fare dico okay. Dimostrarci la via da percorrere adesso. Okay. La luce che filtra tra le foglie ti riscalda mentre le tue parole si perdono nel vento. E tu cerchi di interconnetterti con Windin e capire cosa fare, ma la dea non ti risponde, tutto tace. Io vado verso Asla quando la vede così. Quanto stai, scusami, domanda? Non so quanto possa durare io, però non la so, scusami. No, non è una durata, cioè me lo deve dire lei, cioè ci può stare anche un'ora a arrampicare, veramente io mi darò conto di che poi svegli, è un'ora avanti. Sto un minuto e mezzo. Beh, due, tre, non troppo, ecco, non più di 5 minuti al massimo. Beh, quando vedo che inizia a pregare, ok. Io vorrei cercare di capire se mi sento qualcosa di diverso addosso, no? Insomma, anche io cerco di entrare in connessione okay, con Windin. Quindi ti metti a pregare insieme a lei. Esatto. Io e Arvald ci vuole uscire tutti a pregare, no? Non è che Arvald è un mistico, è vero. Che dici a pregare con lui? Beh, io sono amica di Aslos, quindi anch'io sono mistica, via. Pregate tutti? Potrebbe essere più un bel momento. Ok. Quella che ha iniziato Aslak e che continua Else prende anche Gunnir e Arvald. Tutti si mettono in ginocchio a pregare quella che è Windin, facendosi Gunnir e Arvald seguendo le parole che i mistici seguendo le parole appunto pronunciate dai mistici. Else, tu a questo punto, come uno spasmo ti fa cadere in terra con gli occhi bianchi e ti connetti con quello che è Windin. Oh, è un telefono. Windin spasmo. Windin non ti dice niente. Vedi solo che la vecchia dea ti
indica un corvo che sta volando lontano, che sta passando sopra le foreste. Un corvo da solo. Brutto. Un solo corvo. Voi vedete questa scena, Ilse, ci stai pochi secondi, però voi vi rendete conto che chiaramente sta avendo un attacco. Sì, io appena vedo Ilse cadere in quella maniera, aumento ancora di più il tono di voce, lo faccio diventare ancora più forte. Quando riapri gli occhi, senti questa cantilena che ti... Spalma l'unguento. È accanto a te. E intanto Arnold che ti tocca con l'unguento... Wow. Ho visto Windinna e mi ha indicato un corvo che volava sopra le foreste da solo. Lo stesso corvo che c'era sulla letta, lo stesso corvo che hanno detto di aver visto sopra la corazza dentro la caverna, il stesso corvo che porta Sverrir sopra la borraccia. Dove vuoi arrivare? Dobbiamo tornare al villaggio, quindi. Dobbiamo tornare da Sverrir. Bene. Almeno questa è la mia interpretazione. Ve l'ho detta apposta perché mi aiutate, non sono certo. Onnisciente. Ancora. Bene, allora dovremo correre. E io mi carico in spalla Aslog e parto. Io ti fermo quando mi carico in spalla, mi appoggio soltanto a te e ti dico che comunque riesco a correre. Sei sicura? Più o meno sì. Con il tuo aiuto sicuramente farò meglio. E ti guardo sorridendo. Ok. Io sì, anche io lo seguo. E detto di me sono d'accordo perché Sverrir va al villaggio e io volevo andare al villaggio, quindi. Ok. Quindi iniziate a correre per quanto possibile perché siete in una vegetazione. Quindi andate più che altro a un passo svelto, verso la direzione che ha preso Sverrir. Sverrir, tu sei avanti di 10 minuti, un quarto d'ora di cammino. Chiaramente, man mano, immagino che tu vada abbastanza a un passo tranquillo. Non penso che tu... Dimmi te, però, penso sì, che tu vada in un passo abbastanza tranquillo. Dipende che cosa vedo intorno, comunque. No, intorno non c'è niente. Per ok, ora se vedo che a un certo punto dopo 5 minuti buoni che sono andato, nessuno di loro mi segue, tiro fuori la moneta e la guardo. Ok. Nella gemma. Il mio tessoro. Ma è quello che io mi aspetto, è un arcangemma, come mi diceva, quindi è una gemma che corrompe. Nella gemma. Ora arriva Bilbo a prendere. La tua faccia riflessa come l'impressione che ti dà è che il tuo sguardo, la tua faccia riflessa non abbia la tua stessa espressione che hai in quel momento, ma che sia quasi contenta di averla tra le mani. Vedi che vado abbastanza più, cioè vado a dritto. Okay. E in realtà se sento che qualcosa mi sta cercando di raggiungere vado più veloce e cerco di... Ok, fai conto che sì, dopo un po' senti dei passi che ti seguono. Perché chiaramente te hai passeggiato normalmente, loro sono andati più veloci di te, ti hanno un po' raggiunto.
Se volete fatemi un tiro, Sverri, te per vedere chi c'hai dietro e loro per vedere Sverri. Con cosa si fa il tiro? Con sotterfugio, trovare, avvistare. Ok, io li vedo. Sì, te li vedo. Quanto hai fatto? Io ho fatto 4. Anzi, scusate, fatemi un tiro su situazione percezione. Perché non è trovare, avvistare, più appunto guardare, cioè, non è che devi avvistare, trovare qualcosa di nascosto. Anche te, bello, tanto da te l'hai già visto. Ok, e cosa devo fare? Un tiro su percezione, un tiro situazione percezione. Io ho fatto 10. Ho fatto 7 percezioni, devo toglierlo. No, percezione, se c'hai di più la devi togliere. Quindi meno 2, ci ho fatto 7 meno 5. Ok, vedete. Ho fatto 4. Ok. Grazie. E quindi abbiamo. Io ho fatto 10. Io no. Vabbè, comunque. Sverri, tu vedi il gruppo e Aslag e Gunnild, voi tenete Sverri. Chiaramente immagino che Gunnild e Aslag dicano, oh wow, c'è cioè, Sverri davanti. Sverri, sì sì. Quindi vi vedete. Ehi, abbiamo deciso di venire con te. Avevi ragione, gli ho convinto che avevi ragione. Beh, Windina ci ha detto essere di raggiungerti, insomma, comunque di andare al villaggio, non abbiamo potuto, quindi andiamo con te. No, e corro, e inizio a correre. Cosa? Ok. Aspetta. E mi nascondo nel mezzo mentre vado, cioè cerco proprio di seminarli. Ok. Ok. Parte l'inseguimento, se volete. Se no, rimanete lì. Accendo le sirene. No, ok. Sverri, te parti a correre. Cosa fate voi? Io rimango un attimo perplessa e... A chi rimango perplessa? Che fa? Quanto è lontano a me? Sta correndo. Sarà un 7-8 metri. Ha fatto uno scatto e sta andando via. Io faccio il Capitan America della situazione e gli lancio uno scudo. Capitan America. Il suo servizio. Sverri, perché scappi? Anche... So che avete litigato, ma non c'è bisogno di... Aspetta, ci ti prego! Lo volete inseguire? Ok. Correte. Se... Chiaramente la situazione è abbastanza statica. Cioè, vedete che Sverri sta continuando a correre davanti a voi. Ok. Almeno che Sverri tu non ti voglia buttare in qualche frasca e cercare di nasconderti, ma chiaramente lo senti che ce l'hai alle calcagna, quindi... No, se ce l'ho alle calcagna no, cerco prima di seminarli. Ok. Fatemi un tiro situazione per agilità. Voi me lo fate uno per il gruppo e Sverri me ne fa, mi fa uno, un tiro. Agilità. Tiro situazione su agilità... Aspetta, agilità qual è? Io ho 4, la prima. Destrezza? Sì, destrezza, scusatemi. Destrezza. Anch'io ho 4. Io ho 0, io ho 0. Ah, io ho 4. Io no, sto andando, ma no. Ok. Quanto hai fatto per rendere un'idea? Io? Sì. Io ho perso. Vabbè, quanto hai fatto per rendere un'idea? Semplicemente, mi spero. Ok, e voi invece? Io ho fatto 10. Ok, Sverdita, tu cerchi di andare più veloce di loro, però effettivamente si stanno destreggiando bene tra gli alberi, tra la vegetazione, ti stanno raggiungendo. Io quando sono abbastanza vicina da lui, inizio faccio... a... Basta! Non mi interessano i vostri dèi e le vostre cose, lasciatemi in pace. Ma non è per gli dèi, è per tornare insieme. Vogliamo tornare a casa insieme. Fatevela da soli la strada. No. È giusto? E corro. Insieme è più facile. Non sono parte del vostro gruppo.
Comunque, scusami, Master, sì? Ma ce la fanno a correre con la zoppa? Ah, io ho solo tre punti ferita. Allora, fanno i miracoli con quelli, con quegli unguenti. Ma l'unguento non ti fa sentire il dolore, quello è il fatto, capito? Ah, è un antidolorifico, figo. Quindi si sta spaccando la gamba, però lei non se ne rende conto. Esatto, è come la Red Bull. Quando sono arrivato me la auto. Ok, chiudendo, perché chiaramente se no poi non vorrei andassimo troppo avanti, comunque perché abbiamo da andare a lavoro. La situazione è questa, Sver, ti stanno raggiungendo. Te continui a correre. Ok, a questo punto vi richiedo allora di rifarmi un altro tiro di situazione su destrezza per vedere se Sverri riprende possesso, cioè riprende terreno oppure ti dai ristanato. Li ho staccati un pochino rispetto a prima. Il fatto no, è perché loro hanno fatto più di te, quindi loro hanno accorciato terreno su di te. Prima. Chiaramente te eri già avanti, quindi te ora, diciamo che loro stanno correndoti dietro, ma hanno recuperato un po' di terreno. Perché tu sei partito a bomba senza neanche... Forse adesso è chi fa di più, quindi... Cioè deve sommare o togliere la destrezza. Ah già, infatti... cazzo, è vero, scusatemi. Prima, infatti non mi torna. Ferrir ha fatto 6, voi avete fatto 10, scusatemi, lui vi stacca. Sono stanco. ho svalvolato. Sverir ha fatto più di voi, quindi ha fatto meno in questo caso, e vi stacca. Vedete che Sverir si allontana. Anche io perché probabilmente forse voi avete anche se ne di più. Quindi il tiro per raggiungerlo non va fatto. In questo caso il tiro per raggiungere è semplicemente accorciare la distanza o perderlo completamente. Ah, io ho fatto uno di dado meno 4, quindi. Ok. Io però a questo punto, se li ho staccati un attimo, mi volevo mimetizzare. Ok. Quindi te fammi a questo punto un tiro su furtività. Mimetizzare e nascondere. 4. E ho fatto. E ho 10. Ok. Voi raggiungete, riuscite a percorrere in maniera molto veloce l'ultima parte, soltanto che vedete che Sverrir non c'è più davanti a voi. Figlio di puttana. Ma perché se n'è andato? Volevamo soltanto tornare a casa insieme, non c'era bisogno di... Io mi guardo intorno per vedere se lo vedo. Certo. Cerca, sarà qui da qualche parte. Ok. Ho fatto 1. Porca troia. Il mitico dado di merda. Ok, Sverrir, dove ti eri nascosto? Vedi che ero dietro un angolo. Lì, braccatelo! E l'abbraccio. No! Bene. No. E non voglio applaccarlo. Ok. Fammi... Anzi, no. Fatemi un tiro contrapposto. Però... ok, niente. Fatemi un tiro contrapposto. Di forza. Di forza? Sì. Quindi alla fine lui ti vuole tenere fermo se ti vuoi liberare. È questa. Ok, io ho fatto 10. Quanto? 10. E Arvald? 10. 11? Cerchi di tenerlo fermo, soltanto che fa quella pressione che riesce a liberarsi. Quanto è vicino da me? È vicino... poi metro, cioè un metro o due. Alla fine Arvald ha detto è lì e si è buttato per prenderlo. Io allora alzo le mani al cielo e lì continuo dicendo: oh potente Stormy, aiutami a fermare i tuoi nemici, addirittura. Lo sento che mi stai inneggiando al nemico. Sì,
dobbiamo solo tornare a casa tutti insieme. Strega, no, non mi farei niente. Appena sento sta scappando da lui ed è legato a lui. Adesso non scapperà più e lo trovo. È legato. Ed è legata a quell'oggetto. Ah, ok. Guarda, dobbiamo solo tornare al villaggio insieme. Sperry, noi non ti vogliamo assolutamente obbligare a stare con noi, ma vogliamo semplicemente chiederti di tornare insieme al villaggio e poi ognuno per sé, Dio per idee per tutti. Ci ho risposto. No. Anzi, vediamo se ho risposto. No. Perché no? Perché no, noi non vogliamo le vostre sciagure. Oggi il tempo è bello, domani potrebbe non lo essere più se ci seguite. E vedi che mi rincammino. Prendilo, che cazzo aspetti? L'occhiato, ma prova a fermarlo prima che se ne vada. Però visto, non può andare via da solo. No. Fatemi un tiro contrapposto di forza. Che vuoi quella guerriera? Lo so, io ragazzi, che vi devo dire io? Io ho fatto 5. Quanto? 5? Io ho fatto 20. Niente, Sverride, non ti fai prendere, cioè Gunnir, da te cerchi di prenderlo, ma ti svicola e se ne va. Io in tutto ciò vorrei invocare Windinna. Ok. Cosa vuoi fare? Guardi Windinna. Praticamente chiedo a Windinna di concedergli il potere di leggere il cuore e la mente di un Ok, fammi il tiro. Ho passato. Bene. Vedi che tu incidi, dici le parole di Windinna, preghi Windinna per darti l'intercessione di guardare con i suoi occhi. Vedi l'anima di Sverrir che sta iniziando a corrompersi. Leggo pensieri. Scusami. Leggi il pensiero. Sì, è comunque è indifferente. Il pensiero. Il pensiero di Sverrir. Sverrir, qual è il tuo pensiero? Devi scappare. Non puoi permettere che ti prendano. Non dopo quello che ti hanno fatto. Sottolineo. Fanculo i loro dei, se vuoi sentirtelo dire. di più. Questo è quello che senti. Ok. Non ti vogliamo fare niente del male. Io lo sento mentre sto scappando. Vedi che. Vabbè, stiamo venendo dietro di te, non è che siamo lì fermi. Sì. Ma non so se fai il tuo coso mentre sei fermo o se ti muovi. Comunque, mentre vedi che è abbastanza in lacrime, Sverri è abbastanza disperato. Mi avete già fatto abbastanza. E sta correndo. In lacrime. Povero Sverri. Lasciatemi in pace. Lasciateci in pace. Basta, ragazzi. Non vuoi che. Torniamo al villaggio. Te lo dico, qualsiasi cosa pensi da qui a un minuto me la dici, dico. Per ora penso che in un minuto penso che stia tagliando la corda da voi. Dovevi farlo quando mi avete trovato prima. Esatto, sei un po' tentato. Ok, qui la situazione è questa. Vedete Sverrir andarsene di nuovo, in lacrime però questa volta. E Gunnir dice ok, torniamo al villaggio e lasciamo fare quel tizio. Se forse la sua visione non era legata a lui. Era chiaramente legata a lui. L'ho già detto. Era perché non l'hai fermato. Mi guardo i miei muscoli, guardo i muscoli di Gunnir. Non dico niente. L'unica cosa da fare adesso è cercare di seguirlo, standogli a distanza. Magari agire più avanti.
Perfetto. Sa muoversi meglio di noi in questo territorio e non so se riusciremo a raggiungerlo. Allora. Guarda com'è andata ora. Ok. Scusami, no, non finisci la seconda. Ok, la cosa vi domando è. Per capire bene. La vostra idea è continuare a seguirlo senza fare niente. Sì, andare verso il villaggio. Ma non volete andare, cioè non lo volete prendere oppure volete tornare al villaggio? Esatto, cioè voi cercate di stargli dietro a una distanza tale che lui più o meno non se ne accorga. La cosa è, volete effettivamente ricercare di prenderlo e riparlarci o lo seguite fino al villaggio e a quel punto che siamo lì si guarda? Allora, io sarei per il no, però se Elsie insomma insiste tanto posso mettere a servizio i miei muscoli e le mie dosi da calciatrice per cercarlo. Però acchiapparlo? Sì, o anche solo per, cioè, per continuare a seguirlo, se no io per me sarebbe anche solo tornare a casa. Ditemelo voi ragazzi, Sverrir mi sembra, non glielo sto neanche a chiedere, mi sembra abbastanza deciso a andarsene verso il villaggio da solo. E non farsi trovare da quest'altra. Certo. Quindi, ditemi voi cosa volete fare, perché se volete cercare di catturarlo o comunque usarlo, si continua la prossima volta. Se invece mi dite no, lo seguiamo fino al villaggio senza fare niente, lo possiamo anche concludere tanto. Però ditemi voi se il vostro Aslak è il 16, esatto. Allora abbiamo voi la questione. Io ho detto vai, parla, scusami. Le ingiurie che ci hai buttato sul fatto che noi ci abbiamo forzato con gli dei prima, le avevi fatte erano ad alta voce o quelle nella mente? Nella mente. Tutte nella mente, non aveva detto niente? No. Okay. Io lo terrei d'occhio, ma non lo so. Non... Se alla non vuole stare con noi. Alla fine sta andando dove stiamo andando noi. Infatti. Quindi Inna ha detto solamente che lui è l'uomo da seguire, niente di più. Allora seguiamole, allora basta. Seguiamole e basta, finalmente. Perfetto. I giorni passano. Sverrir, tu sei da solo. Il tempo, però, come detto prima, accompagna quello che è, diciamo, è sempre bel tempo, ma man mano che i giorni passano si incupisce sempre di più. Arrivate al villaggio, Sverrir, tu sei il primo a mettere piede al villaggio. In queste notti tu hai sempre sognato lo stesso identico sogno, sempre più forte, come se davvero qualcosa ti stesse cambiando. Voi avete seguito Sverrir fino al villaggio. Sverrir, una volta al villaggio, tu ti accasci e voi, dimmi. Vedi che ho tipo le occhiaie e quando arrivo al villaggio sono tipo in lacrime e non riuscendo a dormire costantemente, ho praticamente sono allo stremo delle forze
sono arrivato in fondo e sono tipo, mi accascio per terra tipo sospirando e tirando fuori un corvo da sotto, da sotto il mantello, guardandolo, un cranio di un corvo ingiallito e scurito, gli fa: finalmente siamo qui, finalmente. E prendo la pietra da sotto il coso, la guardo e finalmente potremmo capire come mai. E basta. Con l'ultima, con le ultime forze che ti rimangono, un impeto di forza ti fa stringere tutti i muscoli, quindi stringi anche la pietra, quasi a sanguinare le mani. Il cranio del corvo che hai e ti ha accompagnato in tutto questo viaggio, in tutta la tua vita, o comunque una buona parte, si spacca, spaccandoti, facendoti uscire del sangue dalla mano, e ti accucci in terra in preda a degli spasmi, con gli occhi che ormai sono chiusi. Voi arrivate quando Sverre, e ci sono già altre persone che sono arrivate a soccorrerlo, cercando anche di aprirlo, ma non ce la fanno perché è teso, i muscoli sono tesi. Voi vedete, arrivate insieme alle altre persone a guardare Sverre, e quando Sverre riapre la mano, cioè riapre con uno spasmo, riapre tutti i muscoli e riapre gli occhi sono diventati gialli e sono a forma come quelli del drago. Infame. Il corpo di Sverre inizia a mutare, inizia a crescere, inizia a diventare più duro, a crescere delle scaglie. Uccidere? No, scusami, appena io vedo che inizia a tramutarsi, non so quanto ci vuole, però appena vedo che cosa sta succedendo, io tiro fuori l'ascia e... Ok. Spilettatelo! E pongo fine alle sue sofferenze, ecco. Ok. Anche perché mi fa un po' incazzare, perché mi rendo conto che lui si è preso il coso e non ci ha detto niente. Perfetto. Te tiri fuori l'ascia e tagli la gola di Sverrir, che con un ultimo fiato cade e si spegne. E là vedi che il medaglione cade accanto al suo cuore. Che dite, lo distruggo? Medaglione. Io salto sopra. Sì, esatto. Vedete chiaramente quello che è il medaglione e che lui ti ha tenuto nascosto. Io, vedendo questa scena... Io cerco di allontanare la scena. Esatto, sì, anch'io. No, sono toccato per il medaglione. Ok, no, vai, Jens. Mi sa che dovremmo farlo insieme. Dai, facciamo sta scena. Ok, Amicizia. Porgo la spada verso Else, l'impugnatura, in modo tale che la prenda anche lui. Tanto le mani ci stanno tutte e quattro. E direi che... È ancora vivo? È ancora fresco il sangue di Sven. Assolutamente. Bene. Ecco, ti piovono i cadaveri, Sven. Dai. Erifici umano. E caricando con tanto impeto, direi che affondiamo la spadona. Esatto, urlando. Io urlo il nome della mia regina mentre lo faccio. Ok. Tutti vedete questa scena. Anche gli abitanti del villaggio vedono questa scena. Voi calate l'enorme spada di Aslan,
al centro della pietra. La pietra si frange e esplode in una aura nera come la morte, andandosi a espandere come un cerchio, per poi svanire. Al centro vedete che una perla purissima che emana luce sale dal medaglione, per poi anche questa esplodere, però questa volta esplode in un bagliore bianco e tutti voi vi sentite inondati da un benessere e una purificazione che non avete mai provato. Quello che è il villaggio, quello che era le sterpaglie ormai secche, uffite da quella che è la maledizione, vengano inondate, vengano scosse, per poi cadere. Le foglie cadono sul terreno per poi iniziare a germogliare nuova vita. Avete effettivamente purificato il villaggio. Woohoo! Ma Svelvig è morto. Svelvig è morto. Ok, io volevo, dopo aver distrutto il villaggio, dopo questa epopea di bianco e nero, esplosioni, volevo andare verso Svelvig a curarmi delle sue condizioni. La gola è tracciata. Vedi che il suo corpo è anche deformato. Se Gunnird non fosse intervenuta, probabilmente sarebbe diventato quello che voi avete già affrontato. Credo che nemmeno uno dei miei unguenti possa fare qualcosa. Delle fumate. Una bella pomatina su questo taglio sulla gola. Allora mi rivolgo verso Else e gli faccio: come ti senti? Come mi sento, Master? Morta. Ti senti bene, in pace. Dai. E pronta per quello che è la vita oltre la vita terrena. Beh, adesso sono pronta. Però io sto piangendo, Assolutamente, cioè sì. Sto cioè, piangendo. Ci sta. Piangendo tantissimo, tipo. Però vabbè, sto piangendo. Poi anche. Vai. Io vedendo questa scena avvicino la mano al volto di Else, asciugandole una lacrima, ma è un gesto puramente simbolico e di benevolenza, non ovviamente con l'intento di asciugarle veramente le lacrime, perché sta piangendo a dirotto, quindi. E ti dico. Finalmente hai avuto quello che ti meritavi. Anche se suona brutto, però. Hai avuto quello che ti meritavi. Yeah. No, non mi veniva la parola migliore. E anche se a che prezzo? Io già non lo so. Forse non è mai stato veramente capito. Ragazzo incompreso. Che scopare. E con questo la telecamera va in nero e la campagna è finita.